E certo che mi ricordo. Buonasera. Sta per avere inizio lo show. Il nostro mostrico. Marco, No. Dottore, piano. La prego. Ci facciamo male, signor. Dottore, mi fanno male i piedi. Lo so. Ho una bigotta terribile. Una? Bigotta. Che è la bigotta? Quella dei secondi dei piedi. Ah, la gotta. No, io ce l'ho a tutti e due i piedi. La gotta è un piede solo. Sempre gotta si chiama. Ah, dottore, ho fatto una nottata stanotte terribile. Ecco mio marito. Sì. Quell'essere, diciamo, è tipo maschio. Non mi ha fatto proprio dormire. Russato tutta la notte. Bisogna mettere l'apparecchietto lì. No, che apparecchietto? Io me ne assengo per l'apparecchio. Io ho provato a girarlo in posizione su quercia, no? Ma non si spostava. Su quercia? No, su quercia, natà, su abete. Su abete? Su pioppo, su olmo, ulivo. Sul pino, supino, signore. No, io volevo mettere un coppa alla pianta, sperando che cadesse. Ma no, non si mette fuori. Allora ho detto, mo mi metto a leggere un poco, mi verrà sonno. Certo. Non riesco più a leggere la sera, perché da quando sono diventata lesbica, purtroppo non riesco a leggere. Signora, che c'entra? Lei è diventata presbite. Non sono cattolica io. Assolutamente. Si dice presbite. E allora mi sono messa a fare dei bei pensieri. Ecco, sì. Ho pensato a mia figlia, che tanto bello, carina. Allora... Tanto che mi devo spostare più avanti. Non lo so, signora. Perché mi spinge, scusi? Dovremmo andare verso il palco. Mia figlia è molto carina. Sì, eh? Tant'è vero che non somiglia a mio marito. Ah, no? Dice, come mai? Ma lei ha una figlia, io sapevo il figlio, ma... Mio marito non lo sa che tengo pure la figlia. Oddio, non è mio sua. Signor, che sta, lo sta dicendo in diretta? Non è sua, è che lei era una femmina, se la facevo con mio marito, quella era sulla cirra. Ho capito, carità. Che ha fatto? Una figlia con qualcun altro? Una figlia, sì, insomma, l'ho fatta, sa, con la fecondazione... Ah, assistita? No, non c'esteve nessuno, su lì... No, sono andata... No, che assistita, andata, che c'è gente avanti, assistita, cioè aiutata. Sono andata in banca... La banca del seme? No, a banca di Napoli proprio. La banca di Napoli? Col direttore, sì, abbiamo un rapporto, diciamo, di conto corrente. Ma l'avete fatto... E abbiamo avuto vorrei qualcosa. Capire, l'avete fatto in provetta questa... Sì, abbiamo fatto tante provette, mettete così, mettete così. E alla fine è un tradimento a tutti gli effetti. Un figlio! Allora, non va detto, signora, lei ha fatto qualcosa che non andava fatto. E poi devo dirle una cosa. Mi dica, signora. Mia figlia ha sposato un cognato proprio, un marito. Ha sposato no, il cognato? Scusi, come si chiama? Il genero. Mio genero. Lei, il marito di sua figlia? Il marito di mia figlia. È un ragazzo eccezionale, sì? Energico. Bravo ragazzo. Deve essere il rappresentante di Borotalco. Che ci stanno i rappresentanti di Borotalco? Sì, mette tutte i campioncini, fai striscitelli di Borotalco, un po' d'acqua. Oddio mio. Si fa una lametta e poi tu e si sente... Avvolge una... Bravo, sì. Signora, è un drogato. Allora io pensi, è stupefacente. Ma che stupefacente? Allora ho pensato... Ma che gente è, signora? Ho pensato così. Ho detto, 2 minuti ancora, allora ho pensato cosa, così, minuti? Mi ha fatto segno due, quello là si chiama Gino, un minuto. E perché fate lui? Vieni... È perché della mano storta, che è chiaro. No, ho messo un po' di quel borotalco nel brodo a mio marito. Nel borotalco? Sì, senza dirglielo, è demandata l'incredibile purpa. Incredibile Hulk. No, purpa, perché teneva in mano, mi volevi spugliare tutto. È diventato come un polpo. Ma ha spugliato proprio. Signore, ma no, quando ma... mi ha vista nuda, ha urlato, vi è stata nata ci credo, ma mamma ci mia. Ha visto un po' di cose appese. Cioè... Adesso, dottore, lasciamo perdere. Io avevo anche messo un po' di biancheria intima. Quanti secondi? Io tengo l'auricolare. Sì. 26, sembra 27, ma fosse 27 Rome. Ma giù lo stipendio 27, capito? Non ho capito che si è messo. Dicevo, mi sono messo la mutanda tango. La mutanda? Tango. Avevo ballette, no, la tanga. No, tango, perché è quella di... col filo. Signore, ho capito mia. Qual è, la conosco. Io mi metto qua e mi sento qua. Sì, però non dica la chiamo mutanda cosa. Tango perché lo fa ballo tango. Ho capito. Mi accompagni in palcoscenico. Sì, signora, però cerchi di contenersi. Cominciare. Ci vediamo dopo. Siamo in diretta! È proprio così! Sì, sì, è così!
bravo. Piano, fai piano, che stai suonando a batteria. Sono tambur, sono due piedi delicati. Deve essere un massaggio rilassante, figlia mia. Vabbè, però, signore, non vada così, che non è niente. Ma su, che non è niente, è una tragedia. Mio figlio Franco sta un'altra volta male e tu mi dici non è niente. Ma esattamente, vostro figlio Franco, ma che vuole? Ma che vuole? Mio figlio è naucilla, che vuole? Parla italiano, cosa vuole? Cosa vuole? Ma come te lo spiego? È una cosa complicata per te, sei una mente elementare, basic. Mio figlio è troppo intelligente. Ma che, non ce lo so che è troppo intelligente. Ma che gelosone, gelosone. Ma chi hai te che è gelosone? No, mio? Non ce lo so. Manca fidanzata. Non ce lo so. Non è gelosone. No, non ce lo sapere. Non ce lo sapere. Ma rovina, rovina. Dove ti ho trovata, mamma mia? Non ce lo sai. Non ce lo so. Cosa? Che è troppo intelligente. Quello è troppo intelligente, va nominato per tutto il mio paese. Te lo raccomando, il paese, queste quattro capre ignoranti, cosa vuoi che capiscano del male di vivere di mio figlio? Noi siamo una famiglia troppo importante per un paese, noi siamo insomma, mio marito, tu adesso lo vedi così ridotto che parna larva, ma mio marito è stato un uomo normale, un professore di latino e greco, colto, sensibile, e ha trasmesso anche a nostro figlio la sua stessa sensibilità, la sua stessa intelligenza. Cambia le carote, va? Io però mo queste dentro agli minestrone, signor, non ce le posso mettere, eh? Perché? Perché devo fargli un massaggio, se sono tutte ammollate. Meglio, si cuociono prima, scema. Vai ad aprire la porta. Sì. Sii composta. Sì. Educata, vai, come devi dire. Chi è? Mi raccomando, apri solo a chi conosci. Ah, mamma mia, mamma mia. Chiara! Chiara! Mia sorella, eccola qua. Vai via, vai via. Non ti voglio nemmeno guardare. Chiara. Traditrice, infingarda. Questo se infingai, posso parlare con una d'ascianziale, ecco qua. Sono arrivato. Sei arrivata tardi. Soccorso subito. Ero pronto, soccorso, domani a te, perché ti spacco la testa, altro che. Ma è modo di arrivare questo, dopo mezz'ora che sto morendo. L'hai chiamata al telefono? Ma come non la so chiamata? Nulla? La so chiamata. La so chiamata. Come la sai chiamata? Ma ci ha detto curit! A telefono? Come hai detto? Curit! Curit? E che mi hai capito? Ci ha detto di correre, Ti ha detto di correre? E perché non sei corso? Ma io stavo al mercato, non sapevo niente. Al mercato mentre tua sorella sta per morire. Tu te ne vai al mercato a fare la spesa. Te lo giuro, non sapevo niente. Ma lo devi sapere. Nessuno te l'ha detto. Il richiamo del sangue. Non l'hai sentito. Ho già fatto l'analisi. Tutte le affangava l'analisi, altro che nel sangue. Che è successo? Che è successo? Una tragedia terribile. Mio figlio Franco sta male un'altra volta. Hai visto? Questo è tutto il dolore che sente. Come se avessi detto è caduta una foglia secca. Mio figlio Franco sta male, tu dovresti dire ma tu prima! Non mi prendere in giro! No, Chiara, non ti prendere gioco di me! Hai capito? È una tragedia credibile! È successo una cosa proprio terribile! Mi ha scritto una lettera stamattina, me l'ha lasciata lì sul tavolo. Sono scesa per fare colazione, ma che ti devo dire? Due fette biscottate, non riuscivo a digerirle. Se non era per le quattro uova sode che le buttavano giù, non sarei mai riuscita a buttarle nello stomaco. Leggi tu stessa, va? Siccome ho la testa che mi scoppia, fammi un poco di acqua e Novalgina, due dita d'acqua e tutta Novalgina, grazie. Ci penso io. Purtroppo io proprio non me l'aspettavo. No, dico, perché quello stava proprio bene. Era proprio guarito. Non me l'aspettavo. Che si ammalasse un'altra volta. È malato un'altra volta. E chiuppate e chiappate. Sono una cretina. Sei una cretina. Morisa! No! Ma sono una cretina! Sì, non ripeti! Bella, togliere la carota! Ma cosa sei venuta? A prendermi in giro, sì? No! Eh? No,
caro, stai d'altra tranquillo. Parte, come diceva mamma. Come diceva mamma. Mamma diceva. Mamma diceva. Mamma diceva. Mamma diceva. Diceva. Osazia. 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 Mamma diceva osazia. Perché faticavo in un ristorante, mamma, hai capito? Mamma voleva uno osazia. Osazia, non credere oriune, cioè chi sta bene, chi sta, non crede a chi sta male. Osazia non crede, sì, sì. Non crede, ateo, osazia, sì. Come rispondeva il povero papà? Rispondeva papà. No, era muto, hai ragione, era muto. Papà rispondeva, regine. Regine, quando si facevo cantante. Regine, a capo che ste. Ah, ho fatto a capo che ste, sì, sì. A capo che ste, una sfoglia. Una sfoglia. Punto. A capo che se papà faceva un pasticciere, capito? Una sfoglia e cipolla. No, di cipolla. Che sì, sfogli, sfoglie, non rimane niente. Mi ricordo. Questo è il cervello umano, sì. Che tu non sai manco che è, d'altra cervello parte. Cervello umano. Ma quante gocce hai messo là dentro che stai a 10 minuti? No, sto contando, Chiara. Ma come fai a contare le gocce se stai parlando con me? Con l'acuto dell'occhio. Che non sa contare, con tutto l'occhio, figurati che l'acuto. Quante ne hai messe? 25 e mezzo. Voi che sei bugiarda. O 25 o 26, non esiste la mezza goccia. 25 e mezzo. Perché non esiste la mezza goccia. E com'è fatta la mezza goccia? Chiara, la mezza goccia è una goccia che non è... piatta. E com'è? È secca, ma sta sì, papà, la goccia secca, ma nemmeno. Ma io proprio non lo so. Che fai, guarda. Hanno suonato, vai. Vai ad aprire la porta. Sì. Educato, ma che sta, ma che è? La festa è l'ultimo dell'anno, chi sta che sono? Ma chi è? Agitato. Devi dire. Come chi devi è? Dire? Chi è? E come devono rispondere? So io! Che stai scemo, più scemeti! Chiara, io dove mi metto? Guarda, levatevi davanti alla dove vista. Dove mi metto? Nasconditi alla mia vista. Non ce la faccio più. Signor, mamma mia. Signor. Ci sta gli dottori. Chi? Gli dottori. Il dottore. No, aspetta, vai, vai. Rosetta. Rosetta. Mi lasciate fuori la porta. Che c'è? Signora? Oh! Mi scusi. Oh, Caronte, sei venuto a traghettarmi negli inferi. Non ho moneta da portare sugli occhi. No, ma Caronte. Che Caronte, signore? Chi sei? Sono tutto Perrella. Oh, scusi, ho questo testone. Ma quale testone? Ho un testone. Ho un testone? Risplende. Non me la ricordavo così stempiato. Mi ricordo di lei 20 anni fa. Vent'anni fa c'avevo più capelli, signore. Molti! Ma anche lei stava un poco meglio, vent'anni fa, cioè, voglio dire. Non credo. Sì, dottore, sì, molto meglio. C'è cioè. mia sorella, sì, io perché... sono stato... Che succede? Chiedo scusa. Dottore. Madonna mia, chi è là dietro? Che non c'è mia sorella celeste. Pareva nato colora, cioè, nel senso... Ho avuto paura, dottore, ma non me lo non faccia battute di spirito. No, che spirito, la signore, prego, è una fare. Giornata tragica, grazie. Si è spaventato. Sì, grazie. Beva un po' d'acqua. Che si mi sarebbe come mammona. Che succede? È amara. Era la novalgina per mia sorella. E perché mi siete bevuta la novalgina mia? Vi fa male la testa? No. No? No! Scusa, perché gli hai prescritto la Novalgina se non gli fa male a te? Non l'ho prescritta io. E chi me l'ha prescritta? Ma signore è un medico. No! E allora che c'è a secca la prescrizione? Ma poi non ci vuole la prescrizione. Non per ci la... vuole? No! E allora bevete! Ma che bevete? State tranquillo. Signora! Dottore! No, ma scusi! Dottore! Perché mi avete dato la Novalgina? Perché no, gli ho dato? No, io non ve l'ho dato, io stavo col braccio sporgente. E che c'ha una paralisi a sto braccio? Perché c'è una ci ha messo per lo meno 70-80 gocce. Oddio mio! Più le mezze, sarà arrivata a 100. Mamma mia, signori, io non la prendo mai. Dottore, non si preoccupi, un po' di Novalgina, fammene un altro poco. Un dito d'acqua stavolta, è tutta Novalgina. Attenzione, che fa male. Tutto sto questo. Malissimo, dottore, stamattina stavo per morire, mi ma deve credere. Ma come sta la nostra colonna? Ma su. Che colonna? La colonna sta crollando e si sta portando tutto capatiello a Priesse, dottore. Capitello? Sì, dottore. Capitello, detti napoletano, sì.
con tutto l'architrave proprio. Sì, 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 l'architrave. E il frontale. Sì, ho capito. Parte. Ma io non faccio l'architetto, non è che mando, cioè, capito? Dottore mio, e stavo morendo, sono rimasta sola nel momento del bisogno stamattina, perché mio marito, come al solito, quando vede il pericolo scappa. Certo. I maschi, vigliacchi, senza offesa, parlo dei maschi. Certo. Quindi soffermo, non ho capito. No, i maschi, dico i mariti, i maschi sposati. Ah, i maschi, sembrava che fossi una donna. No, io, dottore, per carità. E quindi mi ha lasciato solo con sta povera, è un'analfabeta, non capisce niente. Non vabbè, la lasci sta povera ragazza. Mia sorella non arrivava mai. No, dottore, stavo al mercato, non lo sapevo. Grazie, dottore, hai sentito? Che ti critica, ha detto, ma come voi andate al mercato a comprare le cose mentre vostra sorella muore? Ma non lo sapevo, dottore. Sto dicendo, grazie della solidarietà, e sentite che ha detto, ma come voi ad accattè friariella e sta cicci dove no, era vieta con le soglie. Io non ho parlato proprio, che mi porto che pigliate, non mi interessa. Il dottore vuole sapere come l'hai cotta la vieta. Ma chi, che faccio? No, l'ho fatto che la l'hai fatta, sono friariella. Ma non mi interessa, che faccio, verduraio, non mi interessa, scusi. Dottore, ma lasci perdere, come si dice, sorelle coltelle. Sorelle coltelle, no. Non si dice così, si dice fratelli coltelli. Ma no, fratelli. E vabbè, allora sorelle forchette, se proprio vogliamo. Hai sentito? Sorelle forchette, no, questo sei. No, che è la forchetta. A quattro punte. Dottore, posi pure la borsa, cerchiamo di parlare un momento. Lei sta bene? Sì, io insomma sto bene, ma stavo proprio morendo, vero? Posso sapere una cosa? Che sta facendo con quelle carote? È un massaggio rilassante. No, massaggio lassativo. Ma tronco, lo schiaffa, rilassante. Rilassante. Dice lassativo. È scema proprio, che figura mi fai fare? Scusi, metto la... Se c'era una persona di riguardo, che figura facevo? Vabbè. Ma meno male che c'è il dottore. Che sono un fratello, giusto? No, nel senso che lei è di famiglia, può capire. Sì, la fa parla bene, impara a parlare, che il dottore è un uomo importante. Beh, tu lo vedi così, ma chi... no, non lo so. No, come perché uno, quando vi vede, dice, ah, ma buo, che stai? Invece no. Invece no. Chi lo dice? Invece no. No, signora, perché chi lo dice? Questo mino... Questo metto qui ha il suo perché. Ma che lo metto? È amico del questore, ti fa scadere il permesso di soggiorno. No, dottor, per piacere io tengo bisogno della lavorare. Ma non è italiano la ragazza? Sì. E che c'è, ho bisogno del permesso di soggiorno? No, nel soggiorno, nella faccia da sindaco soggiorno. Ah, un fatto interno vostro? Ma c'è sta solo in la cucina. Ho permesso della cucina. Dottore, ma parliamo di me. Sì, ma funziona sto massaggio, per capire? Sì, sì. Io l'ho visto in un film. Ah, sì? Lanterne del... Del? La lanterna, come si chiama? Del faro. Coloro... No, no, il colore... Colore? Rossa. Lanterne rosse. Ah, sì, sì. Il film, sì, un film cinese. Bellissimo film. Lì non usavano le carote, ma in mancanza di infatti meglio sono accomode. Sono, dopo un po' si ammorbidiscono e fanno l'effetto che devono fare. Benissimo. Stamattina avevo le orecchie. Proprio bebè! Mamma mia. Quindi stava. A me sta facendo effetto. Quindi state calma adesso. Sì. Bene. Signora, sì, a me mi sta fatta lì fog, però. Lei sta? Sta fatta lì fog. Le foche? Le foche. Ma tu che figura fai? Il fuoco! C'è congiolire, gli fuoco! Ce li avete gli articoli al paese? No, tu ci avete la... solo gli articoli di no, ha sbagliato, vabbè. Il lolla, no gli ugliogli. Mamma mia. Insomma, l'importante è che Celeste, si capite... fai accomodare il dottore. Grazie signora, perché facciamo una sta bella visitina mi grazie. E risolviamo mi misuri, tutto. No, mi auscurti, no, signora, adesso prendo lo stetoscopio. Mi auscurti, grazie, la signora. La prego, no, però se mi mette la mano lì, signora, perché ho una certa... Mi fa... Se lei mi vuole si mette... Tu fai sedere, fai sedere il dottore! Insomma, sa stai pigliando una volta, l'ho visto sott'occhio. Perché la tieni così alta? Come ci arriva lì su? Che faccio, un salto per salire là? Cos'è? Un ranocchio il dottore? Un ranocchio, signore, dite un'altra cosa. E arriva il principe azzurro e diventa Biancaneve forse. Ma che confusione, che è? Biancaneve diventa un ranocchio, ma che stai dicendo? Dica un... Aiutalo, no? Lo vuoi umiliare? Non lo vedi, che è corto. Non lo vedi. Proprio una cattiveria. Non lo vedi? Una cattiveria bella buona proprio. Non lo vedi? È una cattiva! Fai finta che sei buona! Lo vuoi? Non lo sai che il povero Perrella soffre di questo problema? Ma chi è? E nel paese tutti dicono, dottore, chi l'ha visto? Nessuno, che stava troppo sotto!
Ma chi dice queste cose? Oh, dottor Perrella, passa sotto il seggio. Tutte queste cattiverie che dicono al povero dottorino. Ma quando è passato il dottorino, signore? Ma che cos'è? Ce la ma fa, dottore? Eh? Ce la fa a salire, vuole lo scannetto? No, 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 ci vuole proprio lo scaletto. Che ci vuole a salire su questa sedia? E santo Dio, è qua. Hai visto che ce la fa? Ce la faccio, è logico. Avanti, venga, dottore. Vengo, signore. E uno. No, però, signore, che dobbiamo fare? E lo slancio, ce la faccio. Ah. E... Oh, qua. La... Ecco qua. Ce la fa. È inutile che guardi, guarda. Mamma mia, che ha fatto? Sta guardando se tocca coi piedi per terra. Perché dice che quando viene qua lei è come se stesse sul sediolone. Piccere, io ti faccio scadere un permesso di soggiorno e ti faccio un permesso di corridoio, chiaro? Ecco. E se ne va a casa questa scostumata. Bravo, mi piace quando è così aggressivo. Eh no, ma io stavo così tranquillo. Mi dicono che è un debole, quando mai? Sì, lasci perdere. Male lingue, non si curir di loro. Ma guardi, e passi. Che è non si curir? Non si curir il grande Alighiero. Alighiero, ma che le dice? Non ti curar di loro, ma guarda qua. Quando dava il tu, ma se dava il lei, non si curir. E quando dava il voi? Non vi curar. Non si capisce niente, manco con Dante, eh? Dottore, allora, mi dica, allora sì. Parliamo un momento. Sì. Stamattina io veramente ho creduto di morire. Mamma mia! Mia sorella è sempre esagerata. Ma che esagerata? Io mica ho paura della morte, io ho paura del dopo morte. Signora, su, dell'aldilà. No, il dopo morte che pensano che sono già morta e mi sotterrano che in realtà sono ancora viva. Mamma mia, questi discorsi! Ma vaccino la signora, ma che c'è? Dottore, sì. Vi siete dimenticata la borsa? No, l'ho appoggiata sul tavolo. Me l'ho portata. E chi va a gestire la borsa? Ma perché partite subito, dottore? Dove andate di bello? Un bel viaggio lungo? Mamma questa mia. Valigia quant'è? Ma che valigia? Che 15 giorni? Ma che cosa? Questa è la mia borsa. La borsa grande. Che certo, questa è la valigia, c'ho il cappotto piccolo piccolo, qua dentro. Capite? Le scarpette. Ma è la borsa medica. Ma sì. Mamma mia, signora, che brutta agitazione. Mi dottore, vi dicevo, io ho paura che mi sotterrano ancora viva, che mi sveglio nella bara e non so come uscire. Facciamo una cosa, dottore, tenetemi in casa 5 giorni. A casa mia? Prima di seppellirmi. A casa mia? Perché ci avete l'obitorio voi? Ma che tengo l'obitorio a casa? Ma che... No, a casa mia, voi tenete il letto troppo piccolo, non ci va. No, a casa mia. No, gli metto nel letto di Biancaneve eventualmente, signora, no. Ma che dite? E allora facciamo così, seppellitemi nella bara con un telefonino cellulare. Nella bara? Mi mettete una luce sulla fronte. Oddio. Scrivete il vostro numero di telefono sotto il coperchio della bara. Mamma così mia. Se io mi dovessi svegliare, vedo il vostro numero, voi mi mettete il nome oppure un disegnino con questo bel capoccione, io capisco che siete voi, e vi chiamo, dottor Perrella, correte. Sì, ma arriva una telefonata del genere, a mezzanotte a me mi viene un infarto. Va bene, vi chiamo a orario di studio. E come fate a sapere che ora è sottoterra? Ha ragione, chiamate voi a me, una volta ogni mezz'ora. Linea diretta con il morto facciamo. Se, se vi rispondo, sono viva e voi venite a salvarmi. Se non vi rispondo, sono morta. E si trova occupata. Sto parlando con voi, è normale, dottore, con chi parlo là sotto. Signora, ma che state dicendo? No! Ma che brutte cose macabre. Macabre! Tra l'altro lei sta parlando di un tempo antichissimo in cui si commettevano questi errori. Ormai non si sbaglia più, quando è morto, sì. È morto. Hai sentito? La settimana scorsa nel nostro cimitero hanno scavato un morto, hanno riesumato il cadavere, hanno aperto la bara e sotto al coperchio. Indovinate che hanno trovato? Un numero mio. E un numero suo. A chi lo conoscevo? No! No! I segni delle unghie! Ah, ecco. Il povero uomo si è svegliato e voleva uscire! Oddio mio, che povero uomo! Ha avuto il tempo di scrivere a Maria. C'era la penna! Ma l'amina di chi è ma questo? Ma immagino! Poi è morto! È morto prima di mia sorella Celeste ha visto, vero? Sì, Celeste, com'era? Visto. Il cadavere, no, così guardi, guardi! Madonna mia! Madonna, ma quindi, che fa? Le fotocopie dei morti, la signora, mamma mia! La prego, dottore, che non mi lasci. Mi state facendo venire, io stavo così tranquillo. No, ma da poco. Ma dottore, se sapeva che vi piaceva tanto, mi facevo trovare un cartone da 12. Ma mettete dove la mettete, signora? Venite qua. Fammi un altro poco di acqua, no? Anzi, fa una cosa. Niente acqua, solo novalgina. Ma si fa proprio un buco a me, sicuro? Quasi... No, fa bene, dottore. Mamma mia, non la prendo però male, nascondila, sennò dottore si piglia pure questo. Signore,
Dottore, no, venga qui. Dottore, non la tocco, dite. Parliamo un momento di mio figlio Franco. No, signora, lei quel ragazzo lo deve lasciare in pace. Ma Franco lui... ormai c'ha quasi 40 anni. Ma è lui che sta male. Bene. No, sta bene. Stamattina ha avuto i segni del suo squilibrio. Mi ha scritto una lettera, la vuole sentire. È importante? È quello, è lì che testimonia tutto il malessere. Oh, mio Dio. Volete sentirla? Sì. Celeste, prendi la lettera sul tavolo, vieni qui e leggila al dottore. Posso leggerla anch'io, no? Non si dispiaccia, ma sono fatti di famiglia. Preferirei che restassero un po' intimi. Cioè, non ho capito. Che si allegra, non è la stessa, cioè. No, è una cosa sentire, altra... Che stai facendo? Che boh. Dottore, è libero questo spazio, posso mettere la sedia? È che sono l'ingegnere Rocumuro. Ma io non lo so. Guarda. Grazie. Ma insomma, leggi, forza. Sentiamo. Cari mamma e papà, vi mando questa lettera per comunicarvi checco. Comunicarvi? Per comunicare? Comunicarvi checco. No, sarà che checco. Per comunicarvi, respiro, che, respiro, co, trattino, a capo me. Respiro, che, trattino, respiro, co, trattino, a capo me. Sì, io non sto capendo niente, ma che sta scritto in casa lì? Che. Ah, che, come. Me, bravo. Ah, col trattino a capo. A capo. Che è una cosa complicatissima, che io respiro, che chi capisce? E quello dice checco! Ho capito, ma che? Respiro, a casa! Leggi bene! Capisci? Oh mio Dio! Andiamo avanti! Calma, per comunicarvi che mo si fa venire l'enfisema polmonare, signora. Un po' meno. Posso leggere io? Dottore, la prego, no. Sono cose intime. Io non capisco la differenza. Vai, cara. Che come? Sì. Al solito rientrerò a ora di pranzo. È finita la lettera. Ma che è finita? Perché ti fermi? Ah, sembrava che dicevo strano. Non so fare niente. Mamma. Era un po' di tempo, precisamente 63 giorni, 13 ore e 28 minuti primi, che provavo un'angoscia inspiegabile, povero creatura. Evitiamo commenti, andiamo oltre, un ragazzo molto sensibile. Sì, anche molto preciso, perché ha messo pure i minuti e l'angoscia. Ma sì, no? Sì, dottore, sì. Ma e qui inizia il travaglio. C'è il travaglio addirittura. Sì. Finalmente ho capito. Voi? La paura di rimanere solo. E lei lo può capire? È la solitudine. La solitudine. La solitudine. Quest'uomo qui. Vabbè. Solo da sempre. Ho cominciato a riflettere dopo la morte di Ofelia. Ecco qui il problema. Avvenuta 312 giorni, 15 ore e 48 minuti fa. Mamma mia, che testa. L'ossessione. Mi ci proprio con cronometro a mano, vicino a sta povera disgraziata che siamo. È lì che è iniziato il trauma. Ma ha capito l'ossessione. Sì, ma cioè lei è nato solo, lui invece ha avuto la causa. Io non sono nato solo, ma comunque ho capito. Cioè, ma non sto capendo bene che cos'è. Lui dopo la morte dell'Ofelia, L'Ofelia. Come si chiama? Ofelia. L'Ofelia. L'Ofelia, santo Dio. Una F, signore, attenzione. L'apostrofo Ofelia. Va bene. No, lei l'ho caricata. Troppo. Va bene. L'Ofelia sì. Era molto... Ma che cos'era, una sua amichetta? No? Peggio. Una fidanzatina? La Pachinese. La? Pachinese. La cagnetta. Ucana? Sì. Pechinese. No, Pachinese. No, di Pechino. E tra lui che tu... E che c'è? Lui chiama, è una razza pechinese, sì. Ah, pensavo fosse sicula. No, quelli sono il pachino e il pomodoro, quelli è ucano. No, ma. Aveva degli occhi un po'. No. Sì, ma. C'era quella cagnetta che appena entrava, trac, mi attaccava. Se la trovava di faccia, sì. La mordeva sempre alla nuca. Ma che nuca? Alla tallone mi mordeva. Più o meno. Ma che più o meno, signora? Nuca, tallone. Ma lei. È morta, povera bestia. Morto, mi dispiace. E così è morto all'improvviso. Dopo la morte dell'Ofelia, lui... Ah, eccolo qua, il settimo sigillo. Eccolo qua. Ah, professore. Salve. Mamma mia, che malaugurio, mamma mia. Dottor Perrella, pure voi qua. Sì, la signora mi ha chiamato. Caro dottore, avete saputo.
sì, ho appena saputo. Buongiorno, professore. Ed è pure cattivo, Giorgio. Benedetto, per favore, sì. Se puoi evitare questo piccolo disturbo, stiamo leggendo la lettera al dottore. Sì, mi sta... La lettera al dottore. Di Franco, sì. Bravo, bravo. Leggiamola pure ai cani e ai porci. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Che il dottor Perrella è un cane? Che ho detto che è un cane? Allora sono porco, che sono? Che c'è? Vai! Volevo dire, ma sì, continuate pure. Tanto ormai non c'è più niente da fare. Questo voleva dire. La frittata, no, però, è fatta. Che hai detto? Signora, no, no, no. Che hai detto? No, signora, non è che significa la frittata è fatta? Professore, vada in il bambino è stato viziato. Professore, la prego, sapevo. Non ridate, io non che è stato viziato? La mamma, signora, bambino? Sì, è questo che vuoi dire. Oh, signore misericordioso, perché non mi chiami? Signore misericordioso, perché non lo ascolti? Mamma mia! Perché signore? Il signore dice che non lo ascolta perché lui si chiama solo i migliori. E sbaglia, mira, una volta tanto. Signore, la prego, basta, non litigate. Professore, sono altri 7 scalini. Andiamo in camera. Mamma mia, ma che stai salendo? La piramide di Notre Dame. Ma veramente, si arrampica, pare che stai salendo coppa la piramide di Notre Dame. Mamma mia. La piramide? Di Notre Dame. Ho perso l'auricolare. La piramide di Notre Dame. Cerchi un po', dottore. Ma che cerco, signore? C'è sua sorella, faccia cercare lei. Ma non si capisce da dove... Non si sa dove è andata a finire. Ecco. Ma non ho capito, perché a Notre Dame c'è stata una piramide? Niente meno, quella del gobbo. Perché è diventato gobbo? Ma purtroppo è prete. Non lo sa. È così. Sono stata a Notre Dame e non l'ho vista la piramide. Allora, continua. Sì. Ho cominciato a riflettere su di voi, sì, miei cari, su questa bella famiglia. La nostra, una bellezza proprio. E ho dovuto prendere atto che anche voi, come la mia cagnetta, invecchierete, vi ammalerete, morirete, finirete. Ma che è questa volta drammatica? Mamma mia! Madonna mia! Ma vi rendete conto? Dottore! È angosta, signora! Lei con sta voce drammatica! Quasimodo che sta scendendo! Mamma mia! Mamma mia, mamma mia! Oramai do solo fastidio in questa casa. Non posso più nemmeno scendere le scale. No, però, ma quel modo sembra il passo del destino, bravo, mio Dio! E domani togliamo anche questo disturbo. Appena mi sveglio, piglio una bella sega, mi taglio i piedi così non mi sentirete più. Peggio, sai che rumore che hai, moncarino, che fai? Signora! E risolviamo pure questo. Sotto ci mettiamo due bei gommini morbidi. Fagale che vuoi tu. Ma non li potete mettere sotto le scarpe, i gommini? Una da fa una cosa macabra. Per favore, professore, ci lascia leggere la lettera. Per favore. Rientra nel tuo studio. Mamma mia. Signora, le chiedo scusa, posso leggerla io la lettera? Calibano! Chi è Calibano? Lui è un Calibano. Sì, è un Calibano. Vabbè, posso leggerla io? Sì. Perché non ho molto tempo, vorrei capire di che si tratta. Allora, morirete e finirete a letta, signore, e poi io andrei avanti. Insomma, dottore, lui è rimasto addolorato per la cagnetta. Di questa morte. E di questa... teme per la morte dei suoi cani. Ho capito. E quindi ormai tutti gli zii hanno una certa età. Ecco. E potrebbe accadere che da un momento all'altro... Puntini sospensivi? Non sono puntini sospensivi, sono tanti piccoli loculi. E se ci fa caso, questa è proprio l'allocuzione. Capito? Ma che allocuzione? Cioè, ha fatto proprio il croce? Sì, proprio le loculetti. Sì, cioè che ha paura che... Che muoiano. Non ci voglio neanche pensare, però ecco. Nel frattempo l'ha scritta. Sì, dottore. E che sì, è brutto questa sì, cosa. E, questo è... e allora qual è la soluzione? Le sostituzioni. Ecco, questo è il suo piano. Fingeremo l'eternità... Befferemo la morte replicando la vita. È un poeta, maledetto, ma è un poeta, vero dottore? Maledetto. Conosci ma i poeti so se... maledetti? Cioè, ma che vuole fare, una specie di clonazione? No, viene a pranzo, c'è scritto all'inizio della lettera. Che cosa? Vieni a pranzo, ha detto, torno a pranzo. Sì, che mi importa che torno a pranzo? Lei mi ha chiesto. No, ho detto che vuole fare una clonazione. E io ho detto, lui viene per pranzo. Lui ha fatto prima la colazione e poi è uscito. Ha lasciato la lettera e ha detto ci vediamo a pranzo. Ha capito? Ah,
E come importa, signore? Io ho detto lei che mi vuole... ha chiesto. No, non ho detto che vuole fare colazione. Io ho detto che vuole fare una clonazione. È che sta nervoso. Chi sta nervoso? Lei, lo dice male. No, lo guardi me, guardi la bocca. Sì, sì, io la vedo quella bocca. Colazione. Colazione, lo so dire. Capito? E io sto dicendo un'altra cosa, clonazione. Non già fa, è ma più non è che non già fa. Vuole fare una clonazione, vuole clonare qualcuno, cioè fare dei cloni. Ah, lei parla però, quella è una parola americana, i clones. Vuole fare dei clones, bravo. Si dice clones? Certo, plurale. Quindi vuole fare i clones, ragazzi. Sì. Vabbè. Li vuole formare, ha capito? Sì, 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 sì. Allora, zio Paolo si ammala gravemente e muore. Zio Paolo, mio cognato. Paolo, sì, sì. Lo conoscete, o Scarpara. Non essere volgare, o Scarpara. Scarpiere, casomai. Che poi sarebbe il marito della scarpiera. No, la moglie non lavora con lui. Mia sorella Rosa è casalinga. Era una battuta, signor, lasciamo stare. Comunque non fa niente. Torniamo ai clones. Zio Paolo si ammala gravemente e muore. Diciamo, fa l'esempio. Facciamo entrare la riserva. Ha capito che fa? Un attore accuratamente preparato. Cioè, fa venire l'attore, che si fa prepara, fa la parte di zio Paolo. Così quando e appena muore zio Paolo muore, lui fa entrare il sostituto. Il sostituto. Come i calciatori, la panchina. Sì. Se il calciatore si infortuna, esce e va in panchina. Qua se uno si infortuna, esce e vai con Gambusano. Sotto terra, diciamo. Esatto. Ho pensato di cominciare da papà. Avrà ragione. E poi è il più anziano e mi sembra malandato. Mo capisco perché sta così. Il signor, da su. Capisco perché il professore sta così. Sta specie malauri. Ma perché si meraviglia? Vero Benedetto? C'è una sola parola a giustificare tutto questo. E l'ho detta, signor. Sensibilità. A me ne veniva un'altra. Comunque lasciamo stare. Oddio, dottore, abbiamo lasciato l'ultima parte della lettera. In mano a lei c'è sta scritto anche il suo nome. Oddio, signora, non sapevo, ma lasci perdere, è solo una lettera, non si impressioni. Non ti preoccupare, cara, dai. Nessuno mai mi aveva detto una cosa così bella. Ah, meno male, non la capito. Signora, bella, questa è una specie di necrologio, dottore, che sta scritto qua dentro. Ma deve capire. Perché Franchino non può fare a meno di me. Se io dovessi morire, lui non potrebbe sopravvivere. Ma non dire stupidaggini. Ha messo un nome come un altro, figurda, se non può fare signora, a meno di te. Mi permetto di contraddirla, ma forse la signora ha ragione. Il ragazzo ha scritto dei nomi ben precisi nella lettera, cioè? Come se avesse individuato le persone a rischio. Ma quello sì, è vero, allora per sì. Favore. No, il ragazzo, dico, non è che... È vero. Sì, perché, dunque, le persone da sostituire sono la signora e lei. Eppure zio Paolo. E infatti io no, dottore. Eh? È impossibile. Certo, perché io sono la mamma. Di mamma ce n'è una sola, no, dottore? Con fortuna. Grazie. Con fortuna. A tutte le mamme! A tutte le mamme del mondo! Scusi, dottore, è una brutta crisi del ragazzo, Dottore, bah, dottore, mi dica come dobbiamo fare. Mi raccomando, non andiamo in giro a parlare. No. A tutti, Benedetto, la tua famiglia sono dei campagnoli ignoranti, non capirebbero le altezze di nostro figlio. È gente semplice di campagna, però onesta. Ma soprattutto tuo fratello Carmelo, se lo conoscesse. Sì. Porca miseria, non... No, ma non è piacere, no. Celeste, a te, non a me. Non andare in giro a spettacolare in paese. No, io non faccio niente. Pure tu, Celeste. Zitti e vai in cucina, segui la Fantesca che non mi fido. Sì. Dottore, a lei discrezione. Certo, le ho fatto sentire la lettera, mi raccomando. Certo, io sono un professionista, scherzi. Lasci perdere la storia del professionista, non ne parli e basta, dottore. Qua il paese sa come sono, niente di più facile e fanno 2 più 2, 5. Quello so così. Fanno anche un momento, cioè, dottore, non se ne vada. Andare, mi dia una mano, voglio fare proprio... Due passi, le giunture. Facciamo due passi. E uno. L'accompagno giù. E due. Grazie, dottore. Mi sento sollevata. Perché due. Le giunture, quando stanno troppo piegate, mi fanno poi, male. Due passi e si mettono a posto. Allora, dottore, come dobbiamo regolarci? Ci dica. Signore, io le dovrei consigliare uno specialista. No, i medici per la testa. No, dottore, non capisce niente. No. Nel passato ne abbiamo consultato qualcuno, pretendeva di curare prima me e poi mio figlio. Ma pensi, incompetenti. Incredibile. Che no, ci dia una mano lei, lei ne capisce. Signora, qui è una crisi di follia, dottore. Di follia, lei di pazzia.
se ne dovrebbe intendere. Me ne intendo, signore. No, dottore? Credo, lasciamo no? stare. Diciamo che io penso che la cosa migliore da fare, almeno finché le cose non precipitino, dicevo... Speriamo di no. La cosa più importante è l'affetto. L'affetto. L'affetto, sì. Il ragazzo si sente solo, ha paura. Paura. Paura, ma ci sento, professore? Sì, ma voglio che ribadisca. Ah, ecco, perché evidentemente la morte di questa cagnetta deve averlo scosso profondamente. L'Ofelia, sì. Una F, signore, l'Ofelia. E quindi adesso ne sta pagando le conseguenze. Giusto. Io credo che assecondare questo gioco, in fondo innocuo, è la cosa migliore da fare. Io spero che passi tutto da solo. Grazie, comunque, grazie. Ragazzo così un momento, dottore, ci dica. Che un dici ragazzo per... intelligente, laureato a pieni voti, mica... Ma mica cosa? Mica ma com'è cosa? Possibile, dico ma io? Ma perché ti meravigli? Te l'ho detto. Sensibilità. Sì, è questo il problema. Ma hai capito? Certo, no, non dia retta, dottore. Il primo impatto, quando rientra, come ci dobbiamo comportare? Non so, dobbiamo fare finta di essere normali? Bravo. Fate finta di essere normali, però... E quindi... Senza esagerare. Quindi quando rientra... Quando lo vedete entrare, lo sapete... Ehi, no! No, che è là? Qual buon vento tipo... Sì, arriva Amedeo, un azzare e fanno pezzi. Ma che c'è? No, e come signor... posso dirgli? Ma no, benvenuto no. in casa somma. Ma sì, esatto, è vero. No, come tutti i giorni. Lo salutate, gli dite le solite cose, come va. No, dottore. Senza nessuna... Un momento, prima, aspetti, non affretti. Il minestrone a che punto è? Il minestrone è quasi pronto. Sta benissimo, il minestrone è pronto. Sì. Ah sì, ma sta facendo il minestrone? Mi piace? Io vado pazzo per il minestrone. E a noi che ce ne importa, scusate. Ma se quello vuole essere invitato, sta facendo di tutto per farcelo capire. Vabbè. Oscami, questa signora, ma che per cortesia. Magari chissà da quanto giorno non mangia. Dottore, mi viene un'idea. Ma c'è una casa con tanto di cucina. C'è la casetta piccola. Così. Sì. Dottore, vuole restare? Mi viene un'idea. Spontaneo. L'ho visto. Vuole restare a pranzo. Ma che invito spontaneo. Guardi, facciamo così. Allora do un'occhiata al ragazzo, così approfitto per vedere come sta e assaggio questo minestrone. Non lo assaggi subito. Sì? Mi dia un giudizio da 1 a 10. Io faccio bel boccone. Ah, signore, ci sono messo pure le carote lassative. Quelle lì, bene. Si sentono, dottore? Le carote si sentono? Sì. Dai un po' d'acqua al dottore. Beva, scotta. Ecco qua, altra lumalgina, questa era assoluta. Contento. Allora, dottore, adesso che c'è? Non sento più la testa, signora. Vabbè, che lei è la calotta qui che... Ma che calotta? Quella... No, il pezzo in più che si mette, no? Non ho mai preso la lumalgina, chissà come lo famo. Questo è il pezzo in più che... Che cos'è questo? La protesi. Non si poggia una protesi? Tenga la protesi, signore. Sì, questo non è fittizio? È un super sandos, ma la tenga per sembra più alto. Lo sì. sapevo, me l'avevano detto. Sì. Dottore, mi non faccio andiamo, una cortesia. Ci dia le indicazioni. Ma quale indicazione? Quando arriva mio figlio Franco, come diceva, come dobbiamo regolare? Lei stava dicendo che dobbiamo dire... Ma perché deve... È perché lì sta più in alto, lo vedete? Se non lo vedete, guardate nello schermo. Quale schermo? Di che stiamo parlando? Non si preoccupi. Che devo fare? Come dobbiamo fare quando arriva Franco? Ho detto, dovete fare come se nulla fosse, salutarlo come tutti i giorni. Dovete noi non lo salutiamo, però. Non lo salutate, in genere? No, di solito. E allora gli dite che so, come va, tutto ok. Proprio così? Ma no, non è così. È lui. Che cos'è? È lui! Ma perché fa così la signora? Perché tranquilla! Perché fa così? Allora... Ha paura! Ho capito, calma, signora. Ho detto di essere tranquilli. Sì, tranquilli! Sì. Così è tranquilli? Sì. Dovete stare tranquilli veramente, perché potrebbe... Allora, io non voglio essere eccessivamente ottimista. Sì, dica. Ma potrebbe già essere tutto passato. Oh! Potrebbe essere stata una bolla di sapone, quindi... Speriamo, una bolla di sapone. Addirittura! Sì, però non è che è sicuro, potrebbe. Una bolla di sapone! Potrebbe. Ma ci dobbiamo stare accorti pure al bagno a schiuma. Ma com'è arrivata a quell'età, signori? Non lo so, dottore. Come... Dottore, che devo fare io? Io sono una delle tre colazioni. Ma te devi andare giù, pelato, che volete da me? Andate a prima.
Fate finta di niente. Noi, signora, come ci facciamo trovare? Non create agitazione. Ci muoviamo tranquilli. Muovetevi tranquilli. Tranquilli. Muoviamoci tranquilli. Aspetta, che è successo? Dottore, qui è lui. È lui. È lui. È lui. Dottore, qui. Grazie. Qui, per favore, sembrate delle anime in pena. Dovete stare tranquilli. Qui. Dottore. Ma che cosa, signora? Non ci trovate, dovete stare... Non faccio finta di nulla. Ma così si capisce. Così. Fate finta di nulla. Guardi, dottore. Guardi. Una bocca di una un cucito. Il cucito della sedia? No. I pantaloni. Ma che, ma che siete? Una sarta voi? Chiara, allora? Sta venendo. Sta arrivando. Sta arrivando. Ci indici lei. No. Un, due, tre. Come va? Tutto ok? State giù, gioco di società che ci insegna il dottor Perrella. Sì, sì. È un animatore dei villaggi di per... Sì. Io lavoravo nel villaggio dei Puffi. Sì. Bravo, bravissimo. Senti, mamma. Chi sono questi due giovanotti? Lei è indiana? No. Avete letto la lettera? Ah, quella di stamattina? Sì. Quindi non era uno scherzo. No. Loro sono due attori. Lei è Graziella e farà la parte di Zia Celeste. Sì. Invece lui è Mario e interpreterà Zio Paolo. Ma non studierà. Sono troppo giovani per fare la parte di Zia Celeste? No. Sono giovanissimi. No, sai che c'è? Dovendo fare le sostituzioni, li ha presi giovani per evitare di doverla fare un'altra volta tra poco, capito? Ah. Si avvantaggia con l'età. Sì. Papà, non è venuto ancora, giusto? Sto qua. No, papà tu, papà Amato. Ma perché non mi vuoi bene più? Amato è il cognome, capito? Ah, hai capito, il cognome. È piaciuta? L'idea, vi è piaciuta? Qua, la lettera? L'idea della lettera? È una bellissima idea. Veramente? Potrebbe sembrare un po' bizzarro. No, ma io... Io lo faccio per voi, credetemi. Signora. Papà, io lo faccio per voi, vi sentirete più leggeri, credetemi, proprio tutto in discesa voi. Ma stai tranquillo, noi stiamo benissimo. No, non lo dire. Ti potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro. Purtroppo la nostra famiglia è come tutte quante le altre, è mortale, non è colpa mia. Perché la famiglia tua non è mortale? Eh? Sì. No, è già morta. Sono solo, non ho più nessuno. Beata a te, nessuno ti piangerà, hai capito? Che fortuna, eh? Comunque, se non volete, l'esperimento non si farà, assolutamente. No, mamma. Però io sono costretto ad andare via di casa. Non posso assistere al declino di questa famiglia, non ce la faccio. Me ne andrò lontano, un posto dove nessuno potrà raggiungermi. No. Voi non saprete nulla di me e io nulla di voi, nemmeno le cattive notizie. No, mamma, non ti innervosire. No, basta. Non ti innervosire. Voglio farlo questo... Questo gioco, come chiamiamolo così, come hai pensato di organizzare? Allora, io avevo pensato così. Gli attori devono stare la maggior parte del tempo insieme agli originali da imitare. Bene. E se fosse possibile dovrebbero anche dormire insieme, giusto? No, ma giusto? Non c'è bisogno di dormire. Non c'è bisogno. No. La cosa essenziale è parlare. Io voglio parlare molto con voi. Voglio sapere di che cosa siete fatti. Siete fatti di carne? Forse non è. Oppure l'odore, il sapore. Anche i deodoranti e tutto. Io voglio sapere cosa vi cova dentro. Dove andate, da dove venite. Io stavo. Che cosa volete? Serve qualcosa a lei, dottore? Zia Celeste, Zia Celeste, a te fa piacere che sta tutto il tempo con te, sicuro? Certo che le mamma, fa piacere! Sì, mamma, molto mamma, piacere, ho chiesto... molto piacere! Sì, e zio Corrado si dispiacerà? Ma che dispiacerà? No, mamma, no, per no, favore! Scusi, signora, insomma, se e quando mi capiterà di prendere il posto di Celeste, risponderò io alle domande che mi verranno rivolte, così lei non si stancherà. Ma che carina che sei, grazie! Tu ti chiami Graziella? Sì! Ricorda che ogni giorno nella savana una Graziella si sveglia... E deve correre veloce, sino Leon Samagna.
C'ho quella la gazzella, non la gazzella. Signor! Signor, Sassor Paolo. Ah, Paolo, carissimo. Buongiorno. Mario. Paolo. Paolo. Non è un buon momento. Ah, dottor Peretta. Sì, non è un che buon Peretta, momento. Perrella, che Peretta. Non è un buon momento. Ma che è sto Murtoria? No, che è Murtoria? Non dire queste parole. No, grazie. Nessuna parola con la radice morta. Neanche mort Adella. Come mai sei qui? Ma è uno scherzo. Come mai sei qui? Ma ha chiamato Franco. Zio Paolo, sto qua, sì, perché volevo che Mario ti guardasse. Com'è, Mario, com'è? Il primo impatto. No, Franco, un momento, cioè... Che? Quello è zio Paolo. Zio Paolo. Questo qui. Non è Kiss. No. Ma chi è Kiss? Giovanni. No, signor, senza offesa, veramente. E chi vuole? Chi usava? Come faccio a Kiss? Ma perché? A lui? Come ho detto che è troppo giovane. No, ma è culto, è chat, è insipido, è senza personalità. Perché Kiss no? Capite che non sapete. No. Kiss ha personalità a te. Invece sono curto e chiatto, non ho capito. L'ho detto. Aspetta. Benedetto, spiega un momento. No, ma perché quello... Vai un momento fuori, ecco, grazie, fai spiegare quello che dottore, è successo. Dottore, ma io me ne posso andare a casa? Ma fate quello che volete. Perché io devo ritirare i panni da fuori al balcone. Sta guardando. I piccioni che fanno la schifezza. Sì, ma è il momento dei piccioni, secondo me. Quello, hanno fatto il nido sopra il balcone mio e scacazzano sulle panni. Che schifo. A me mi dispiace questo argomento poco elegante. No, fa schifo, qua poco elegante. Ma quelli mi fanno una rabbia, perché certe volte tengono lo scioglimento di panni. Signora, che schifo, vada a casa. Ma che racconti sono? Ma che orrore. Dottore, si impressiona. Fa vuoto lo stomaco e non si mangia più il minestrone. No, non mi mangio con lungo il minestrone, signora. Deve essere amato. E lo ameremo. No, amato alla porta. Lo ameremo alla porta. Signore, il cognome amato dovrebbe essere amato alla porta, giusto? Ma signore, qua stanno telegramma. Rosetta, dammi. Lutto. Dammi, mio. Che cos'è? Mio, ci siamo, eh? Cos'è? Qua, siamo in perfetto orario. Eccolo qua. Vedi? Cos'è, mamma? Hai visto? Hai visto? Paone dice che... O no? Che cos'è? Telegramma di condoglianze. Oddio, avete visto a furia di parlarne, signore, che succede? Madonna, chi è morto? Eh? Chi è morto? Chi è morto, ma? Zio Paolo. Aspetta, non ho capito bene. Chi è morto? Zio Paolo. Sto leggendo. Non piangere più. Perché ti piange? Che... Devo dire una cosa al suo signore. Signora? Allora, zio Paolo è vivo. Sta là. Si dice sempre così, sembra vivo. No, è vivo. È vivo. Un uomo così allegro, sempre su di giri, morì ridendo appena entrato, morì leggendo adesso. Ha fatto pure l'epitaffio, mamma mia. Ma l'epitaffio però... Tu è vivo. Lo vedi che è vivo, zio Paolo? È che sono cicato, sta là. Voi che ci vedi? E avranno fatto uno scherzo. Ah, cos'è? Ragione. Era qualche amico ti ha fatto uno scherzo. No, allora ne hai capito. No. Ma mi davi tu anche prima, sì. No. Il telegramma l'ho scritto e me lo sono mandato io. Me lo sono mandato io. Da tu su. Ti sei spedito il telegramma? Ah. Uh-huh. Questa è una crisi orrenda del ragazzo. Come mai tu sei mandato su telegramma? Sì, vero? Mi vuoi chiedere questo? Sì, lo volevo così, per curiosità. Sì, no, è una giusta domanda, sì. Per sentire che cosa si prova quando ci viene a mancare qualcuno che si ama. Hai capito? E che cosa hai provato? Niente, perché zio Paolo è vivo, attenzione. Il problema è per chi rimane. Io non sopporto l'idea che zio Paolo muoia. Vivi! Sempre così ci deve trovare la morte. Vivi! Pure che se ci trovo morta fatta tardi, quindi che... Esattamente. Bellissima mamma. È lucido. È una bellissima idea poetica. No, Franchino, molto... zio. Che? Io sto bene. Se ci fa non ho bisogno del sostituto. No, per adesso, zio, per adesso. Io lo sto facendo per il futuro. Mangia con noi, Paolo. No, tengo appetito, non mangio. Veramente? No. Veramente? Cioè, non ti senti bene?
No, no, mangia. Metti da tavola, cavolo. Questo me ne anticipo. Allora, un bel piatto di minestrone anche al dottore. No, no, signor, non mi mangio minestrone. Veramente? No, no, cioè, non ti senti bene, manco tu. Mangiamoci un minestrone, ma questo me ne anticipo. Io però ci tengo a precisare che non faccio parte della famiglia. Lo so. Il campanello. Questa che cos'è, la corona? No, non c'è bisogno perché vivo. Capito. Per il momento. Ma c'è sta pure telegrammi condoglianze. Sì, ma non serve. E devi essere contento perché sei vivo. Così ti deve trovare la vita, morto. La morte. No, ma signore, fuori ci sta un vecchio. Un vecchio dice che è il padre. Chi? Ottavio. Dice Ottavio, sì. Sì, fallo entrare, vai. Ottavio, vai. Oddio, mi questo... hanno scoperto. No, questo è la... Battistoni, nel 64, una crociera. Ci chiudemmo in cabina. Signor, non questo è il pezzo forte della giornata. Ma no, è un tuo conto. Mo ci divertiamo. Papà? Sto qua. No, per favore, stai zitto. No, non mi rovinare questo ingresso. Papà, vieni. Vieni, papà. Eccolo qua. Buonasera. Io sono il padre. Io sono il professore. Ma è un attore questo. Cioè, ma chi si vuole peggio degli attori? Ma dove li piglio questi attori? Tu sei l'originale. No, chi se ne è nessuno. Mamma mia, ma non sa fare niente. Usquetandem catilina butera pazienza nostra. E questo dovrebbe fare me. Ma non mi somiglia però. Allora, no, signore, scusa. Attenzione. Ma una volta che dovevi pigliare il sostituto di papà, non potevo pigliare un po' con me. La mamma. Per favore, un attimo di attenzione, per favore. Sì. Allora, adesso che siamo tutti quanti qua, dichiaro aperti i lavori per l'eternità. Sono le 13:32 e 21 secondi. 22, 23... 24. Ma siccome 25, non c'è il sipario, 26, perché non siamo 27, a teatro ma in TV, adesso 28, noi indietreggiamo. 29, attenzione 30, perché torniamo 31, subito, 30, nonostante 30, passino 30, tre mesi, 30, ma torniamo 30, immediatamente, non andate via, non c'è pubblicità, torniamo subito. Anche oggi. Un'altra giornata. Il pappagallo, eccolo. Il pappagallo, qui. Ma insomma, dopo tre mesi che stai in casa mia, ancora non ha capito, non mi deve imitare. Non ti devi imitare! Lei deve trovare soltanto le mie caratteristiche spirituali. Spirituali? E poi? Non mi può seguire passo tutto il giorno! No! Ma vado a fare la spesa, vado! Vado a fare la spesa. Ecco, vada. Come attore o come professore? Come attore, come buffone, vada. Come buffone. Aria. Capito, no, professore, io mo so finito di lavare i pavimenti, così mi risporchi tutto. Porco. Ecco. Io sporco, quindi esisto. Tre mesi di inferno, con un parassita alle spalle che ripete tutto quello che dico io, che fa tutto quello che faccio io. Ma come ha potuto pensare di sostituirmi con un filo drammatico? E della peggiore specie, poi. Però è forte, professore, a me mi fa ride, su. Perché sei un ignorante, sei. Sei un ignorante, quello non ha un minimo di capacità interpretativa, imitativa, A me mi dipingi come se fossi un debole, uno senza carattere. Per carità, io sono un professore di latino e greco, e quando entro in classe i ragazzi tremano come foglie. Ma che, davvero, professore? È davvero. E dopo che è successo? È bravo, che è successo? Sto qua. No, papà, tu, papà l'altro. Rosetta, papà, dove sta? È uscito a fare la spesa. Ma diglielo che sto qua, ma non mi somiglia proprio! No, io devo parlare con mio figlio. Io non posso sopportare oltre questo brutto. Mi vuoi calmare che ti scoppia la vena? Oggi è il tuo compleanno, cerca di compierlo. Signora, questi discorsi... Va in camera tua, vai a riposare. No, non voglio dormire, capito? Non mi dare ordini. Io sono un uomo adulto e so quando mettermi a letto.
Chi sei tu per dirmi quando devo andare a letto, eh? Ma vai quando vuoi, ma io... calmati. No, io vorrei che tu capissi che in fondo io sono sempre il capofamiglia. Ma certo che lo sei, l'ho detto anche al dottore, sì, che sì. Mi chiedeva, signore, ma porta lei i pantaloni? Ecco, ho detto qua, no. È mio marito. Signora, ma non dico. Ti ho fatto la genovese per il tuo compleanno, sei contento? Che buona la genovese. Ti piace la genovese? Sì. Io mangio nello studio. Ma che mangi nello studio? La genovese in dosso, un sacco di piede di cipolla. Signora, lasci stare, ma io vado pazzo per la genovese. Ah, dottor, ma io la faccio speciale, sì? La genovese. Ah, io ci metto segreto? I pezzi di vitella più teneri, sì. Quelli con un po' di grassetto vicino, e poi ci metto le cipolle ramate, quelle bianche, metto il sedano scuro, quello tipico napoletano, ma soprattutto abbondo, sì. In un ingrediente... Rosè, che ci metti? No. E carote! Ma è mattito ovunque, sì, carote, signore. Dottore mio. E manca il genovese, si può mangiare. Attenzione alla scala, signore. Comunque, dottore, purtroppo in questa casa non si capisce più niente. Si ricorda da quando lei ha messo piede in questa casa, un disastro dietro l'altro, proprio. E che è colpa mia, non ci capisco. No, nel senso, per farle ricordare il momento. Ah, ma che detto così sembrava che ero stato io. Dottore, mi dica in che cosa ho sbagliato. No. Se lei mi dice, signora, ha sbagliato, io ammetto le mie colpe. Ma assolutamente. Che ha sbagliato? Lei ha fatto il possibile, si accomodi, si rilassi. Segga con me, dottore. Ha fatto di tutto, sì. Posso prendere una sedia? Sì, ho trovato pure l'auricolare, vedi, meno, dottore, sì, stava là a terra. Che meraviglia, vedi che quelle cose si trovano. Lei ha fatto di tutto, ha provato non anche funziona. Ha preso 12 cani, non funziona. No, ad oggi. Ha preso 12 cani. 12 cani. E quindi ha provato a sostituire perché anche la cagnetta. Sì, ho pensato, chiodo scaccia cane, no? Com'è chiodo scaccia chiodo. No, ma quello era un cane. A scaccia cane è nata cosa. A scaccia cane. Perché no, ho pensato, capito? Con altri cani dimentica l'Ofelia. L'Ofelia è una F, sì. Gli ho regalato prima un bellissimo Schwarzenegger, ma non gli è piaciuto. L'attore americano? Lo Schwarzenegger, quel cane, il cane. Il cane è un attore particolare, ma a me piace. E lo Schwarzenegger è quel cane con quel pelo, sai il pelo proprio, il pelo. Il pelo, che tutti i cani hanno il pelo. Credevo anch'io. No. Poi ho scoperto il veliero. Non ce l'ha. Guardi che il veliero è liscio. È liscio perché come è il mio polpaccio. Che c'è di polpaccio col veliero? È proprio te una panza come un polpaccio mio, veliero. Sai com'è? Che le specie di coniglie spellacchiate che corrono. Veloci. Sì, e non si chiama veliero. No, veliero. Il coniglio spellacchiato, mo capisco. Hai capito? Sì, levriero. Ah, davvero si chiama evriero? No. Io pensavo veliero. No, levriero. Evriero. Levriero. Ho detto evriero. No, lei dice evriero. Levriero. Con l'apostrofo. Senza, con l'apostrofo, tutta una parola. L, apostrofo, evriero. Ma no, è levriero, tutta una parola. Ma sta scherzando, ma è errore bluissimo. Ma che errore blu? Scusi, ma lei, l'ingegnere, come lo scrive? L, apostrofo, ingegnere. Bravo, l'avvocato ce lo mette l'apostrofo? Certo, L, apostrofo, avvocato. L'idraulico? L, apostrofo, idraulico. E allora perché anche la povera bestia non ce la può mettere l'apostrofo? Ma non è che è un dispetto. Sì. Ma questo che? Non è che faccio il dispetto. No. È che si chiama... Allora lei, per esempio, come lo scrive? Lombrico. Ma è un esempio sbagliato, perché lombrico è un nome composto. Da cosa? Da L' apostrofo, om. Se è maschio, brico. E se è femmina? La femmina brica. Ma come si fa a vedere se un verme è maschio o femmina, scusi? Suppongo che si solleva, si abbassa lo slip e si controlla. E se vede sotto, che si vede? Che non c'è niente? Quello è un vermiciattolo. Grazie, in proporzione. Ma no, non c'ha proprio niente. Niente? Ma no. E come fa a fare la vermetta? Ma che bella vermetta, che ne so, signora? Che no, dico la verma e il verme. Ma che ne so che cosa fanno il vermo e la verma, non, proprio non mi interessa. Comunque mi non si accoppiano. No, sì, si accoppieranno a modo loro. Che saccio, non saccio. Signore, io non sono specializzato in vermi, guarda. No, vabbè. Diciamo che comunque mi creda, quel cane che ha preso si chiama levriero. Quello che non ho capito è l'attore americano che non me lo Schwarzenegger, quella specie di Rod Steiger. Cioè, li pigliate a Hollywood questi cane, no. Li ho comprati alla canetteria. Che è la canetteria? Dove vendono i cani? E non si chiama canetteria? No? No. Come si chiama? Canaglia. No, che canaglia? Dove vendono i cani? Come si chiama dove vendono i cani? Canoa. La canasta. Canasta. Canzone. La casa del cane. Casa del cane dove vendono i cani? Sì, diciamo. Quindi la casa dell'anziano dove vendono gli anziani. Dove stanno gli anziani? Sì. Non credevo. Comunque sono andato da Sandro Cane e gli ho detto, Sandro Cane, da? Tu, il canettiere.
Sandro Cahn. Sandro Cahn si chiama? Eh sì, si fa chiamare Sandro. Il suo nome è Sandro Cahn. Che cosa? Cioè, lui si chiama Alessandro Carannante, però si è messo il nome d'arte Sandro Cahn. Un imbecille. Sì, con la C, non col K. Ah, certo. Ha capito l'intelligenza. Perché ha messo un bacchione. In negozio ci sono all'ingresso due cellule fotoelettriche che quando passi fanno la musica. Sandro Cahn! Sandro Cahn! Sì, sì. Proprio un idiota. Dico Sandro Cahn. Un idiota. Voglio il cane giusto per... Che c'è? Che è successo? Scusi, sono il glutine qui che... Il? Ogni tanto mi viene di fare il glutine quando... Il glutine? Il glutammato. Ma che glutammato? Il gluteo? Il glutaneo, sta sì. Facendo le almole, deve ma fare... Ogni tanto lo faccio. E sì. Non lo faccia voi. Comunque, Sandro Cahn, che cane mi vuoi consigliare? Lui ha detto prima lo Schwarzenegger, poi mi ha detto il Rod Steiger e poi il Brad Pitt. Bravo. Ha detto i cani più forti. Brad Pitt addirittura? Sì. E costa assai Brad Pitt. Il Brad Pitt, quello feroce, signora, che addirittura vietato. Ho capito, Pitbull. Ha detto Pitt. No, Pitbull. Forse il mio era il cugino, un cognome, lo stesso. Qui sono parenti, uno fa il cane e l'altro fa l'attore. Sì, sì, sì. E invece il Rod Steiger. Ma il Rod Steiger. È quello lì. Quale? Il Rod Steiger è quello con tutti quelle specie di colori. Medaglie? No, le medaglie, o cane. No, come è quelle pezzi, come si chiama? I colori. Ah, sì, ho capito qual è il Rod. Hai capito? Quello focato. No, hai capito? Che c'è, sì? Chi l'ha affogato? No, ma mette le parole in bocca. Che l'ha affogato? Focato, non ho detto affogato. Se uno vuole dire affogato, io ho detto focato. Che vuol dire? Le macchie tipo bruciature. Madonna mia. Che cosa? E chi lo brucia? Povera bestia. Chi lo brucia? Nasce così. È bruciato. Ma no, bruciato. O bruciano alla nascita. O bruciano alla nascita. Sì, e stanno a barare piccirilli. Mamma mia. Che sta dicendo? Ma chi è che brucia i cani? Ma chi li brucia i cani? Chi sapeva che se mangiava qualcuno, ma addirittura che bruciano proprio. Ma chi è che si mangia i cani? C'è, ci sta chi si mangia i cani. Ma sono cinesi. Lo credo. Mamma mia. Quei bei cani, no? Quale? Li conosce, quelli, come si chiamano i... buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, buonasera, buonasera. È stata buona, è stata buona. Ciao brim, ciao brim. Uè, uè. Sì, lo chiamano così spesso. Ma che cosa? Sì, così lo chiamano. Ma che sciocchezza, signora. Mamma mia, questi glutei proprio mo. Quelli sono cani che vanno sulla neve, quelli là grossi, sì, no. Grossi, tipo leoni. Lei dice il... qual è il... l'Huskin? L'Alaska? Ma che l'Alaska? L'Husky? Quello è l'Husky, questo qua si chiama... Quello larghi? Sì, ma questo si chiama Chow Chow. Chi? Ciao ciao. Ma così saluta quando lo mangi? Non è che si saluta, è ciao ciao. Ciao ciao. Oh, buongiorno, buongiorno. È sempre un saluto. Ma non è un saluto. Hai capito qual è? Comunque? Sì, ho capito, ma io non ho capito chi è. Il Rod Steiger è quello cattivo. Rottweiler. Vabbè, la signorina Rottweiler, sarà quella lì. Sì, la signorina Rottweiler, va bene. E quell'altro chi è invece? Lo Schwarzenegger, quello cattivo, pure lui. Ho capito qual mi è. Mi ha dato i tre cani più cattivi sì, del riccio, mondo. Sì, riccio, col pelo lungo, un po' riccio. Non so se era di cognome, sì, dice? Sì, si chiama Riccio di cognome. Chi guarda era un cognome? Cioè, riccio, riccio, riccio. Ah, sì, gli avevano fatto in quel momento i bigodini. Sì, l'avevano fatta permanente. Quello si chiama Schnauzer. Vabbè, sì, quello lì. E non neanche gli è piaciuto. E per forza. Poi ho detto, quasi, gli prendo, non mi ricordo, il Samsonite. No. Il Samsonite. Aspetta, ma c'è che è pure quello è grandissimo. Sì, ma uno solo o tutta la trussa, vediate, signore? Che cos'è? Tutta la trussa che... Ma che è su Samsonite? La truppa. Ma che truppa? Il Samsonite, quello grosso che fa le barzellette, si ricorda? Sì, e mica si chiama Samsonite. No? Quello si chiama Sansone. In italiano? No, anche in inglese. Cioè, davvero? Ma non è, chi è italiano? Non è Samsonite? No, signora. Pensavo. Sansone, tra l'altro quello è il nome del cane. Sì. Non è la razza. La razza? La razza Alano. Vabbè, questo non è significativo. Ce l'hanno tutti. Lei, anche le altre razze. Che cosa? Non ho capito. Sansone. Ce l'ha anche lui, sì. Che cosa ce l'ha? Quello che ha detto lei, non mi va di ripetere. Ma che ho detto? Ho detto Alano. L'ha detto lei. Io lo so perché ce l'hanno tutti. Anche gli altri che avevo comprato l'avevano. Ma che cosa c'hanno? L'ano. Che secondo lei mi metteva a dire Alano? E lei l'ha detto. Ma che mi mette a dire se tiene tutti i pezzi? Ha capito quello? Ma è logico che c'ha tutti, c'hanno tutti i cani, c'è Alano e la razza, è tutta una parola. Voluto. Allora da quello Alano grande grande sono passato a quello piccolo. Chi è quello? Il Civas. Il Civas. Il più piccolo.
Ma bella bottiglia, i civa, se sta scordando. Quello che lui ha scoppato. Sì, quegli occhi un po' a palla. Bravo! I civa! Ma che civa? Si chiama Chihuahua. I civa? Qua. I civa? Qua. Ma no. Ma che? C'è mio marito nello studio! La smetta! Ho capito, signor... Mi sta perforando con quello sguardo, con quel pizzetto! Ma quale pizzetto? Il ciwa! Ua. E dallo guà guà! Ma che guà guà? Mica sto facendo la canzone! Non mi faccia il guà sul guà! Ma che guà sul guà? Quello si chiama così il cane, ciwa! Ciwa di guà! Ma che le c'è il piccerillo? Ci levano guà, si vede proprio più! Il ciwa! Un altro piccolo che gli ho preso è quello lì, la cosa... quello che ti danno il resto. Ti danno il resto? È un piccolo Carlo. Un piccolo Carlo? Carletto. Il Carlino. Carlino. Il resto del Carlino. Resto la Carlino. Si chiama Carlino, non danno il resto, signore. Questo è il giornale. No, Carletto. Poi gli ho preso come si chiama lo slip? Lo slip addirittura? Sì, lo slip maschile. Il boxer. Boxer? Ma non è lo slip, è un cane. Sì, sì, il boxer. Quello è... Quell'altro che fa, non so, il 3-4 quanto fa? Il 3x4? No, 3. Eh? 3-4? 7. Quello. Oh, setter? Sì. Cioè, signor, ma manco 7 riesce a dire, perlomeno che c'è alla fine, dopo avergli preso lo scialle, lo scialle quello tutto bello, capelli freddo, lo scialle quello tutto piegato. Lo sciarpei. Lo sciarpetta, la sciarpetta. Non è la sciarpetta, la pascimina. A un certo punto ho detto, non ce la faccio più. Manch'io. Mo' ti porto un bello spinello. Bravo. E ce la muovi, sì. Diamine. Bravissima. Se neanche, lo spinello se che neanche con lo spinello, ti calmi. Certo, il cane della narcotici sarebbe lo spinello. Lo spinello è quello tutto... arrotolato che si fuma, lo sacco benissimo. Ehi! Ma chi è che si fuma i cani? Ma chi è che si fuma? E bruciano, e se mangiano, ma se fumano pure. Ma chi si fuma i cani, signora? Devono essere fumatori accaniti, proprio. Sì. Mamma mia! Che diamine! Signora, anche volendo, come si fa a fumare un cane? Per la coda, sì, suppongo. E c'ha piccio pomuccio. Non lo so. E quello è cretino, il cane, non se ne va, non che non lo sta fumato. Accendendo. Rimane comunque, così. Non litighiamo, dottore. E non litighiamo, nessun signore. Cane è andato ha sbagliato semplicemente il nome. Quello che ha preso non si chiama spinello, che è nata cosa che sì. Fa... Sì? Sì. Quello si chiama spinone. Lei, no? Quello è il padre, quello che dice lei. Lo spinone? Sì. E lei che ha preso? Il figlio. Lo spinello? Sì. Gli teneva la mamma. Come si chiamava? Aspina. Sì, l'ho vista. Aspina sarebbe il cane da presa. Bravo, nella presa. Però ne è un imprenditore. Complimenti. Grazie, signora. Grazie. Ah, ne capisce tanto. Ne capisco. Cioè, mamma mia. Mi piacciono i cani, non è che ne capisco. Perché non ha fatto il veterinario? A fare il medico alle persone, le persone si lamentano, cane non si può lamentare. Ma chi è che si lamenta? Quando cane peggiore, mica può dire è colpa di Perrella. Ma chi si permette di dire che è peggiore è colpa mia? I pazienti sapesse le male lingue, Madonna, dottore. Madonna, queste male lingue, tutti che parlano di me in questo paese. Che parlano male. Tutti parlano per male. Per fortuna c'è chi parla bene. Ma una volta tanto mi dice che cosa dicono quelli che parlano bene. Io l'ho appena detto. No, che cosa? Che dovrebbe fare il veterinario. Ah, chi sono quelli che parlano bene? Sì. E quelli che parlano male che dicono? Manche cane! Il campanello. Il campanello. Beh. Oddio. Il campanello, c'è il campanello. No, è così, ho fatto tanto. Signora, signora, c'è sta Carmelo. Oddio, lo sentivo, dottore. Ma chi è Carmelo? Carmelo è il fratello di mio marito. Come una famiglia di ignoranti, non parla una lingua che non lo capisce. Poi è molto aggressivo. Oddio, digli signora. Che non ci sono. No, io vado via, signora. No, che va via, se quello la chiappa, no, no. No, che digli chiappa, che non ci sono. Oddio. Eccolo qua, già arrivato. No. No. Mamma mia, com'è brutto. Oh, è molto giapponese. Buongiorno. Ah? Buongiorno, Chiara. Ocicorni e Chiara. Mi ha chiamato Occhi Neri. È russo? No, io non capisco proprio che dice. Ah.
Credo che sia un misto di lingue, non lo so. Ci sta c'era benedetto, no? Che tu sia benedetto. Ah, amen. Vieni qua, che stai lì in palazzo. C'è sacere benedetto. Tu lo senti che dici? Che senti, sento, ma non ho capito. Non ho capito. Perché l'Accademia della Crusca, la professoressa... Però ha ragione, è un po' difficile... La professoressa! Non capisce! Cerca di capire che dice. Carmelo, parla con la tua... Voglio che ne parlarissi con Frank. Va a parlare con Frank e Benedetto, hai visto sicuro? Che capisci? Sì. Con Franco e Benedetto? Sì. Chiama mio marito, chiama mio marito. Benedetto, non fare del male. Carmelo, calmati, Carmelo. Sì, perché sei qui? Qual buon vento ti porta? Ti posso offrire qualcosa? No, che no, niente, che no. Non con niente. E non sarebbe, che sarebbe il non con niente? Sì, l'hanno domandato a me, non ho capito niente. Cos'è un amaro? Niente, che no. No, non è un amaro. È un'altra cosa. È un vino. Vuoi ti posso offrire un nano ghiacciato? E mi ha indicato a me. Perché, signora? Perché mi è venuto in mente, dottore? Guardando a me. No, che non si sapessissimo che lupissimo che tenga la ricoppa dallo summaghessi, Oh, perché fai così? Hai qualcosa sullo stomaco? E quella è la ricoppa che è pesante, si mette sullo stomaco, attenzione. No, che ne ricoppa. I pesci, ha mangiato il pesce? No, che ne ricoppa, che li fa sull'ascio con tonnale che ha mangiato straia. Mamma mia, questo che sarà? Fagioli con le gotiche. Ma perché sono vive le gotiche? Ma penso di sì, ma straiato, di sera. Che dice, no, che ne sera. Samba di Mario. Non lo so. Che ti canta, signora? Non lo so. Lo può girare la mattinata. Ho capito. Ieri sera a Poggio Reale si sono ammutinati. I deteruti. No, con chiaro che lo sire, che poi ci rimettere lo può girare, poi ci rimettere la mattinata con lo solare, c'è la mattinata. Ah, la mattinata. Oh, madonna mia. Signora, attenzione. Chi viene? Signora. Si appoggi, signora! Chiara! Si appoggi, si segga! La signora, che c'è? Piano, piano! Così la uccide, si giri! Signora! Poi, dottore, dov'è? Più su, signora! Sono più su, Poi gli ho comprato lo Schwarzenegger! No, l'abbiamo già detto questa, se si riprenda! L'abbiamo detto che da quando è entrato lei... C'è stata una disgrazia. Sì, abbiamo detto tutto che c'è stato. Carmelo! Un piccolo vento dall'est. Qual buon vento ti porta? No, ti posso offrire qualcosa? No, l'abbiamo già detto, signor. Siamo avanti, sì, ti sì. Ti posso fare accomodare? Sì. Vuoi sedere? Coscia. No, dico, vuoi sedere? Coscia. Coscia. No, è fredda. Pensa che scotta. No, la volete, la volete cotta, forse? Ma perché se la mangia? No! Che iena, iena! Non è una iena! No, è una sedia, non è una iena! Questa in Italia noi la chiamiamo sedia! Oh, sacci che te! Sacci che te! La chiamano sacci! Però è bella come lingua, è sacci che te! Tutto Giappone, sì, 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 c'è un po' di Giappone! Mamma mia, che è? Male alle gambe! Si sapessissimo, ma che tenga paradin dalle cusciate! Ha perso qualcosa. Le, le chiavi della macchina. Ce l'avevi in tasca? Siete venuti con la sabbia. La sabbia nelle scale. Ciao, Passerotto. Oh, buongiorno. Ma chi Simone? Chi me ne sa di essere chi stesse monissimo? Carmelo, ascoltami. Oh. Non si chiama Simone. Sì. Questo è un attore. È un attore. Ho chiesto io a tuo fratello di non dirlo a voi della famiglia perché non avreste capito. Lui è un attore. Sono il sostituto del professore. Oh, no, no, una cecchia di tanto c'è la Loria Luena. Calma, la Loria Luena, la Luena. Ah, la Luena, la Loria Luena. Signora, attenzione. Faccia la Loria Luena. Calma, la Loria Luena. Si morisce benedettene. La novena voleva sentire. Su ballardazze, su varbazze, su pochezzelle, balladicere voi della famiglia, tonno. Il tonno vuoi? Ma ancora mangiare, basta. Abbiamo del tonno buoni. Tonno. Marica te ne capo fosse di Framira, ma. Ah, il marito. Dice il mio marito è fratello. Sì, ma io voglio una domanda. Sì. Mi sorge spontanea, ma questo è proprio il fratello del professore? Sì, è proprio il fratello. Sì, ma è un sostituto. Questo no, è proprio lui l'originale. Chi sei l'originale? Sì, potenza della genetica. Guardi, è tornato
nel suo habitat naturale. Ah, sordo. Abbiamo preso a fuori. Sorata, sorda, sorata. Ah, sorella, sorda, sorella, vicina, sorella lontana. Ah, fratata. Fratate, fratate, fratello maschio, sorella femmina. Va frugolangiate, va frugolangiate, va rubocanicchiate che lo pucuticchino di proprietà. Non ti proprietà che ne muovono, proprio di anghigliere. Ma proprio di anghigliere, anghigliere, scusi, signora, signora. Facciamo come lui. No, è che guardandolo dietro la gabbia comincio a capire qualcosa. Cioè, credo che abbia detto che voi parenti rubate piccole proprietà. Bravo. È vero? No, scusa, come puoi pensare sull'issamento? Ah, vedi che si è arrabbiato, Perché noi conosciamo gente che ti chiama in banca. Vanno in banca loro, io non sì, parlo più, signora. Siete andati a fare una rapina in banca. Carmè! Benedetto! Oh, chi si? Fratino, mamma chi si? Chi si? Fratino! Fratino, me la piano in coppia. No, Fratino, te non piano in coppia. Tu sai se l'hanno nascondito sto diurno. Mica non nascondito. Viene. Publammare c'è tanna in cara. Publammare. Oddio mio. Publammare. Possiamo chiamare un esorcista. Noi non ce l'hanno sclassificato per tigre, per andare alla scolastica. Si siete sacrificati per mandare me a scuola. Ma se avete qualche sacrificio in più ci mandavate pure a Carmelo. Ma veramente? Capivamo qualcosa. È Mogano, Mogano. No, non è Mogano, è Rovere, l'ho comprato proprio Mogano. Io. Mogano. Mogano mi vuole arrivare a rubocanicchiare l'anzugnesia nostra. Vuoi rubare l'anzugnesia tua, yeah. Carmelo, ma che stai dicendo? Provate Mogano, 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 tigre, amico, parlaci Mogano, Mogano. Mogano, 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 mogano. Oh, pensi, dottore, se li vedesse Piero Angela in questo momento, pensi. I privati. Avete ragione. Avete diritto a una spiegazione. No, avremmo diritto a una traduzione. Almeno. Tigre Zulara, eh? Amica. Amica, che m'ha già anche scrasificata per mantenerla. Lo chiedo a lei. Ma che sia la traduzione, professore, per capire? Cioè. A Tigna, a Mammesia, a Papponi, che malattia che 7 anni ce l'ha dal dottore! 8 anni, signora, 8 anni! Ma questo da noi è 10 anni! 8 anni, signora! 8 anni, se è così! 10 anni, 8 anni! 1 anno, 2 anni, 3 anni! 4 anni, 5 anni! Signora, non facciamo questioni di controllo! Andiamo avanti perché no! Che c'è Carmelo? Calma! Le pulci, 18 anni di pulci. Dicono chi vado parrucca, sa parrucca, sa. Dicono parrucca, sa parrucca, sa amica. Zappavete, 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 zappavete. Che dolore! Signora, vieni. Vieni, vieni. Ha acchiappato 4 piedi con un piede solo. Mamma, che c'avete là? Quel numero è quello? 49. Ma quale iene? Che so ci iene? Che vuogano da migra, eh? Oddio, che... Che vuogano da migra! Un momento, Benedetto! Bravissimo, professore! Benedetto, non l'ho mai visto così! Ma non me l'aspettavo, professore! Mi sto innamorando di te! Incredibile! Ma com'è possibile? È un apocalipto, bello! Bravo, sì! Sei un bravo, po' contratto, però! Mio. Molto contento. Bravo, Scena. Cominciavate fra mille, ma... Ha detto una barzelletta? Peccata non capire, divertente. Bella, che voglio che ne ti dicano. Che voglio che ne ti dicano. Che voglio che ne ti dicano. Una cosa settecentesca. Voglio che ne sapere perché ne avete chiamato a chi monissimo una. Non si chiama Simone. Che se avesse a rubocanicchiare l'anzugnesia nostra. L'anzugnesia nata. Bravissimo. E sei tu un catuno. Scusa Nante, devo presenziare voi fra a sera. Ma con me, non capisco perché ce l'ha. È casa a tasse, ma per spartellarsi qui se l'anzugnesia. Va a rubocanicchiarsi la rubesia nostra. Chi ne che puzzare se sapere, ne? Tocca a voi. Voi avete capito che cosa sta dicendo? Non no, manca una parola, professore, neanche una parola per sbaglio. Si preoccupa. Che abbiamo organizzato tutto questo per prenderci i soldi. Ma quali soldi? Anzugnesia! Yeah. Ma perché pensi questo? I soldi poi, quelle piccole proprietà. Quali piccole? E proprietà anghigliene. Ma piccole, 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 piccole. Anghigliene, anghigliene. Bravo!
che ci ha lasciato nostro padre Bonari. Pappone c'è! Ma complimenti, dottore, ma lei parla già la loro lingua. Sopportato per le lingue, cioè. Volevo fare l'interprete. Prima di fare medicina, volevo fare lingue. Bravo. E tu, fratir mamicana, hai potuto pensare che noi... Ma che tristezza. E si è formato con più... Cioè, Mogu Bassanic. Mogu Bassanic. Ah, vuole il cuoco Bastianic. Ma perché vuoi mangiare? Voi dovete mangiare, ma basta. Rimavici dall'avvocacia Ravata. Vuole andare buonasera dall'avvocato. Perché c'è sta un avvocato che lo capisce? Chiara. Vuol dire italianamente. È sconfortato, sofferente. Italianamente. Ma allora parli italiano questo? Quindi sei bilingue. Ma allora sei andato a scuola? Sei andato a scuola? Da Livanda all'Isord. Ma l'hai trovata chiusa forse? Da Livanda all'Isord. Da Livanda all'Isord. Davanti ai soldi. Ti dicevo, che significa da Livanda all'Isord? Non significa niente. No, ma era facile. Sì, sì, sì. Non esistono parenti che no. No, no, parente? No. Senza arrabbiarsi. Puoi staccare un po' i denti? Forse no. Non può, perché per dire la desinenza la devono dire a denti stretti. Ah. Pariente che ne, sacce che ne. Sim tutto. Che ne. No che ne, no che ne, no che ne. No, sim tutto. Che ne. Ne manca ci che ne, ne che ne, ne che ne. Deve essere un verbo irregolare. Fa eccezione. Mamma mia, bellissimo. Ne che ne. Sim tutto che ne. Sim tutto. Fetiente che no. No, qui c'è la desinenza, fetiente che no. Cattiva. Cattiva non c'è. Suzzus. Sono francesismi. Chiara, mettiamo prima le cose all'uposto. All'uposto. Yeppo. Yeppo. Mettiamo prima le cose all'uposto. Yeppo. Che cosa? Yeppo. Mi appoggio, yeppo. No, butta qualcosa a terra. No, ma non c'è niente. Forse la ricoppa dalla costumachesia. Ma dovete stare attenti. Nata voto sorda e sorata. Sorella vicina, sorella lontana. Ah. Cainate te cainatate. No. Caino e Abele. Animalari che gazzumbarve, no. Conigliarve cavularve. Oh, cosa... sta dicendo la Bibbia. Dell'Apocalisse. Rubesi. Ezechiele, versetto 4. Sugnesi. Sugnesi. Cururne ca cururne. Ma cururne ca cururne. Dottore mio, sì, ha visto che parenti che c'è mio marito, gente di campagna. Ma qua la campagna, signore, no? Questi sono i famosi cugini di campagna. Sì, cugini di campagna. E su questa battuta io direi di andare in pubblicità. Andiamo? Sì. Ci andiamo? Torniamo subito. Tuo marito, non... I cugini di campagna. Me ne ricordavo diversi, i cugini di campagna, io. Sta arrivando zio Paolo. Anche sta arrivando zio Paolo. Zio Paolo. La famiglia, giusto per ricapitolare. Ma è questo zio Paolo? No, tutte e Paolo, due. Sei sconvolto, Paolo, che succede? Io ti devo parlare. Ma lo so tutto, so tutto. Ti prego, non è il momento di parlare. Ma è importante. È importante, ho parlato con tua moglie a telefono, mi ha tenuto un'ora a telefono. Per favore, non sono cose che mi riguardano. Rosa mi disprezza. Madonna signora, io vorrei andare. Se no, no, dottor, restate. Scusa. Per cortesia, restate. Ma io che ci posso fare? Che ci puoi fare? Tu ci hai sempre potuto fare quando ti facevo comoda. Ma comodo di cosa? E adesso? In famiglia mi hanno sempre disprezzato perché sono solo un venditore di scarpe. Ma quando mai? Io ti ho sempre difeso da questo punto di vista. Pure prima al dottore che diceva le scarpe vostro cognato in Sebonna a comprare. Io ho sempre detto, ma non è vero. Ho detto che c'ha un... Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Parla con tuo marito, sta nervoso, non so che cosa... Parla con lui. Ma lasciatelo perdere, davanti agli estranei. È voluto venire per forza. Fate pace. Ti ho trattato come una Madonna per 20 anni. Sì, sì. E adesso così, così mi ringrazio. Per favore, Paolo, calma. Dice che sono un debole. Che il sostituto è meglio di me. Che io sono un mediocre. Ma tu ti sei ammalato ed è colpa mia. E manca mia. E manca mia. Manca mia. Quando mi è venuto il mancamento qua, 3 mesi fa. Per ti ricordi? E perché ti sei spaventato del telecamera? Io da allora non mi sono ripreso più. Come mai? Una volta brunghita. Poi l'ulcere, poi la gastrite, poi la pleurite e dulcis in fundo, un principio di polmonite. Dottor Perrillo, ma perché l'avete preso in cura voi?
Signore, è lui che esce, io ho detto di non uscire, che si deve riguardare. Io dovrei stare a casa. Non respiro bene, non respiro bene. No, ma tu dovevi sapere una cosa. Devi sapere che quell'uomo là, il mamito lo è nuolla. Ma che significa? Quello è un oiettatore. Non dire queste cose da ignorare. Ma che dici? Che dici, zio? Che so che gli affari al negozio vanno benissimo. È proprio così sono cominciati i guai. Perché gli affari vanno bene e lui invece di essere contento è scontento. E per forza. Da quando c'è lui, non sbagli mai. Ha fatto affari che un qualsiasi uomo di commercio non avrebbe mai preso in considerazione. E invece lui si butta senza paura. Gli affari sono aumentati. E sai cosa dice tua sorella, eh? Che il mio sostituto è un uomo di coraggio. E che cosa c'è di male? Non tutti nascono con il talento per gli affari. Ma a me non mi manco talento. Tu dici che mi manca il coraggio. E così ha cominciato a notare tutti i miei difetti. E i difetti? Un stomaco gonfio. A dormannazza la televisione. Vabbè, ma che difetti sono? Ma che sono difetti? Sono sciocchezza. Loro, povero Perrella, che ha da fare? C'ha da sparare. Che vuol dire? Che c'entro io, signore? No. Che c'entro io? Lo faccio per tirarlo su. E mi butta giù a me, però. Chiara, tu devi sapere una cosa. Che tutto questo è colpa tua. Perché tu ci hai messo in questa situazione. Io? Perché se quello là non fosse venuto a casa mia. Ma non è stato, non sta bene tuo. Mia amico. Moglie non se ne sarebbe mai accorta. Di che cosa? Che sono un fallito. Signore, eccomi qua. Ui, e che è successo qua? Guarda solo. Ma che hai fatto? Fuga dal carion. Non mi metti scuro, lasci così. Vuoi dire a tua sorella quello che mi hai detto ieri? Per favore, Celeste, non dar retta a quest'uomo. Sono fatti loro, hanno litigato, non ci riguarda. Facciamoci i fatti nostri. Ma noi ci siamo sempre fatti i fatti di tutte e tre. Siamo sempre state tre sorelle che si dicevano i fatti loro. Non abbiamo mai mosso un dito senza prima avvisare alle altre, e specialmente a te. Non mi pare di avervi mai consigliate male. È inutile che ammazzito, hai capito? Consigliato? Obbligato? È la verità, e a noi ci ha fatto comodo, perché tu ti prendevi sempre tutta la responsabilità. Meno male che lo riconosci. Ma a noi che ci rimane? Io non me ne sono vista bene mai di niente. Nemmeno dei figli. Li ho trattati come due scemi per una vita intera. I figli si devono difendere. Pure se sono scema. I figli miei non sono scema. E mio marito non ha mai avuto una cena calda perché io tenevo sempre da fare. E perché io? Mangiare un panino con la mortadella, seduto sulle scatole delle scarpe tutti i giorni, come un povero uomo. E poi una volta era il compleanno tuo. E un'altra volta era il compleanno di tuo marito. Una volta dovevamo vedere i vestiti per te. Un'altra volta dovevamo vedere i vestiti per tuo marito. Un'altra volta si ammalava Franchino. E un'altra volta si ammalava tuo marito. Tu venivi sempre prima. Stai a vedere adesso che le sorelle Bovary non hanno campato per star appresso a me. No, per star appresso a te. Chiara... Ma perché tu ci smontavi? Sì. Qualunque cosa volevamo fare, tu ci smontavi. Ti aiutavo. Io pensavo di far laureare a mia figlia, ti ricordi? Come? E tu che dicesti? No, quello non tiene il carattere non per fare carattere. L'avvocato. È giusto. Esatto. Si faccia il suo mirga. No, quello non sa so, fa manche siringhe. Questo è vero, non le sa fare. Vabbè, ma pure per le cose semplici. Che ne so, la casa non la sai tenere. In pubblico non ti sai comportare. Con tuo marito non ci sai fare. Che brutti tende che pigliato. Addirittura Rimpi. Sulla pettinatura. Sì, io sì. Dico, che dice? Ma faccio... A permanente, nota fa faccia chiatta. E a me sicca. Allora mi faccia messa in piega, nota fa faccia sicca. E a me chiatta. Ma tagliasse sta capa. Sa tagliasse sta capa. E perché non le dai una mano? Ma tiene sempre l'ultima parola, sì. Sei intelligente. Si commanutare. Si commanutare, commanutare. Io non tengo personalità, lo so. Franchina, zia, grazie, quante cose ho capito in questi tre mesi. Sono tre mesi che mi tengo tutti i giorni davanti agli occhi. Guardate, ero così. Faccio schifo, faccio schifo, faccio schifo. Mi sono sposata a un uomo che non amavo perché mamma mi voleva sistemare. È colpa mia, è tutta colpa mia. E tu non mi hai aiutato. Scamazzatemi sotto i piedi, scamazzatemi sotto i piedi. Basta, mo, basta. Lasciatela stare. Mia moglie non può sopportare queste cose. Mi dispiace.
No, mi dispiace, ma io non volevo che succedesse tutto questo. No, mamma, sto no, bene. E gli attori sono lo specchio della vostra anima. Io non pensavo che succedesse tutto questo. Ti sei spaventata, non è colpa mamma? Mia, veramente. Che ti sei spaventata perché mi ha visto nervoso. Io faccio per loro, sto bene a mamma. Torna in camera tua. Non darmi ordini! Mamma, ti prego, non sono il tuo cane, ti prego. No, quale cane? A te, manda via gli attori, sennò qui finisce male. Ma possibile che riesci a fare solo quello che dice tua moglie? Ma perché una volta tanto non prendi in mano la situazione e fai un padrone di casa? Il padrone di casa ti proibisce di continuare questa buffonata. E tu pensa al futuro di tuo figlio? Perché non mi avete insegnato che anche voi potete morire? Eh? Perché mi avete fatto credere che non ci sarebbero stati mai problemi, che avreste pensato a tutto voi? E invece non fate altro che minacciarmi con le vostre malattie, la vostra vecchiaia, basta! Io devo pensare al mio futuro, perché voi vi state facendo vecchi e non potete pensare a me. E invece continuate a pensare a me. Smettetela, ma invece di pensare a me, non sarebbe meglio fare qualcosa per me? Ma perché? Non abbiamo fatto mai niente per te. Io sono un fallito, papà. Non so, ci fa niente. Non so come si compra una casa, un'automobile, niente. Non potrei nemmeno avere una famiglia perché non so fare le cose più elementari che dovrebbe saper fare un uomo. E voi? Voi mi volete lasciare da solo? Tu non mi insegnate niente. Io ho bisogno di un padre di riserva. La verità è che tua madre ti ha viziato troppo. Ho bisogno di un padre di riserva! Tu avresti bisogno di una bella lezione, hai capito? Brava, dammela una bella lezione, papà, vai! Dammela, sì, davanti a tutti, un bello schiaffone, vai! Vai, fallo, ti prego, vai. Ho detto avresti avuto bisogno. Mo' è tardi. Anama! È sempre troppo tardi quando bisogna fare qualcosa di scomodo. E allora fatti aiutare dalla mamma a uscire da questa situazione, va. Visto che lei ti capisce e sa quanto sei buono, quanto sei sensibile. Non lasci neanche l'odore in questa casa. Mo basta. Mo vado di sopra e lo prendo a schiaffi. Dove vai? Se lo tocchi ti denuncio. Non lo sai che tuo figlio è malato. C'ha la più terribile delle malattie. Il morbo dell'intelligenza. Se sapeste com'è difficile crescere un figlio troppo intelligente. Celeste mia, beata te. Adesso mettetevi a tavola. Dovete mangiare, vi dovete sostenere, voi siete deboli. Barchette di carta in un mare in tempesta. Io prendo proprio 2 minuti, prendo un po' d'aria perché non mi sento tanto bene. Dottor? Sì, signor. Non mi sento bene. Chiamate un medico! Chiara! 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 Signora! Chiara! Ragazzi, che sta succedendo qua? Scendi, scendi. La signora Chiara si è sentita male. Pure. Io l'avevo detto. Qua passiamo un guaio. E questa manco ci paga, vedrai. Ma io ero così contenta. Avevo beccato proprio il personaggio. No, Piccinelli, ma hai capito che ce ne dobbiamo andare o no? Ragazzi, io me ne vado a Roma. E io che faccio? Torno a casa dei miei. Ma che ne sai? Ci fa quello che vuoi tu. Ti aspettano figli. Un altro? Ah, un secondo. Madonna, ma io ero così contenta. Io vado, Franco. Me ne vado. Però esci un poco da qua dentro, stai sempre chiuso dentro. Mamma mia. Prendi un poco d'aria, capito? Ciao. Ciao. Signora? Signora?
Sono scomparso tutto qua. Rosetta? Eh? Ah, ci stai tu? Sì. Ah, ecco. No, pensavo che si è svuotata la casa. No, no, no. Mamma mia, che profumino. Sì. Ma che stai preparando di buono? Pasta e zucchine. Ah! Alla Nerano? Alla? Nerano? No, alla Chiara. Alla Chiara? E com'è alla Chiara? Con le zucchine speciali, dottor. Perché sono speciali? E sono quelle lassative. Pure zucchine, fai i massaggi. Ma non si può mangiare niente qua dentro. Vabbè, io me ne vado, ecco. Rosè. Ma non è che si potesse avere un surzio di caffè? E come no? Non mi offrono mai niente in questa casa. No? Mamma mia, vengo qua, capi? Sempre a disposizione. Vabbè, è giusto. Ma da Zulille, capi? Grazie. Ma no! Che è sto? Che cos'è? C'è la novalgina dentro? No, qua no. E allora sta nel carote, una cosa ci sta. Non è che schifo. Vabbè, me ne vado, Dottor. Mamma mia. Dottor. Si è rovinata. Ma Franchino, ma come sta? Oggi è pure il mio compleanno suo. Eccola, come sta? Sta sempre peggio. Mm. È in uno stato catatonico. Questo. Ecco, quello è. Quello. L'acqua tonica. Se ne beve troppo. Che lo fa male? Sui bollicine, capito? Ma che è l'acqua tonica? Catatonico significa che è depresso, non reagisce, non... Ecco. Capisci? Io posso parlare? Io veramente non riesco a capire come possano pensare di festeggiare il compleanno del ragazzo, non di no, con ragazzi in quelle condizioni. In quelle condizioni, dice, come fa? Se il ragazzo sta malato, come fanno a festeggiare il compleanno, ci chiedo tu. Ma buricete che sta qua, perché voi non siete una mamma. No, signora, mi perdoni, non è che voglio entrare... Noi donne abbiamo un privilegio. Sì. Mettiamo al mondo i figli, dottor. Lo so. Dio ha creato i prototipi, Adamo ed Eva. Sì. Purista ci ama Panzanù. La catena di montaggio... Sì, però no, non riesco a capire bene che cosa c'entra con quello che ho detto io, perché... Qual è la sua domanda, dottor? Cioè, come fate a festeggiare che il ragazzo non è proprio in condizioni, proprio... È io che le ho risposto. Che le mamme mettono al mondo i figli. E questo non capisco. Perciò vi dico, stasera alla festa mio figlio ci sarà. Sì? Sarà in splendida forma. Non lo riconoscerete nemmeno. Se lo dice lei, io adesso... Beh, lei invece come si sente, signora? Vedo bene, no? No, no, no. Oh! Signora! Mamma mia! Ah, dottor! La vedo in piena forma! C'è un po' d'affanno! Ah, ma c'è stato, eh? C'ho un po' d'affanno. Sì, anche però sto molto meglio, sì. Perché sono felice. Beh, è tornato tutto a posto. Sì, anche con le sue sorelle, tutto bene, tutto giusto? Tutto bene, le sorelle di una volta. Una curiosità, ma con quegli attori che erano in casa non avete avuto no, problemi? Perché quando mi sono sentita male, si sono talmente spaventati che sono scappati via, secondo me hanno avuto una tale paura che stanno correndo ancora. Forse. E quella hanno fatto bene a scappare. Perché il colpo è stato forte, signora. No, ma è ancora in pericolo. No, 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 assolutamente. La signora ha un cuore di ferro, tranquillo. Che no. Ti preoccupi. Carino. C'ha paura di perdere. Sì. Stai tranquillo. Tranquillo. Atterri a te, stai sereno. Ti farò dei bellissimi funerali. Parliamo sempre di cose allegre. Mamma mia, signora mia. Io l'attore mio. Vi ricordate che bei tempi quando eravamo giovani? Tre sorelle sempre unite. Come no? Celeste, la più grandicella di età, ma più scapatella. Poi c'ero io, la via di mezzo, l'equilibrio. Bravo. La più carina, chi è? La più dotata, la più versatile, la più eclettica, la più intelligente, diciamo. Questo non mi ricordo. Cioè... E poi Rosa, la più piccerella, la più giovane, la più romantica. Ma voi ne sapete qualcosa? Ve la ricordate com'era romantica? Che passione, dottore! Come eravamo ragazzini. Come vi piaceva? Come vi piaceva? Dove andate, dottore? No, devo andare adesso. Non eravate la persona giusta. Non eravate l'uomo giusto per mia sorella Rosa.
E chi gliel'ha fatta capire, secondo voi? Chi si è miseri in derrecchia? No, se lascia perdere. Tu passi nuoia. È un uomo destinato alla solitudine. Come se ci avesse una maledizione addosso. Oh, povero Perrella. Fatelo amico. Ma non devo sposare. Con Manutarlo, sembra. Bravo, con Manutarlo, dottore. E vi ho salvato a tutti e due. Non eravate giusti, l'uno per l'altra. Deve essere un dono del Signore, questa dote che mi ha dato il dono di fare del bene agli altri. Grande dono. Andate pure, dottore, che dobbiamo iniziare la festa poco. Aspetta, ma che vengono tutti oggi? Anche Rosa, sì. Anche Rosa? Sì, è per forza. E ho una nipote. Ah, arrivederci, dottore. No, è il tempo di... Allora, ho portato la torta di vene che faccio io stessa. A Franchino piace assai, solo che mio marito l'ha fatta rompere. Dove la metto, dottore? Signora, perché chiedete tutto a me? Non lo so dove vanno le cose. Cucina, va metti bene, in la cucina, sì. Rosetta. Auguri. Ah. Allora, devi dire a tua sorella se sta bene o no con questo vestito. Elegantissima. No, perché dice che pare brutta. Ma che brutta, stai benissimo, un capolavoro, stai grazie, tranquilla. Grazie. Il nero copre tutti i difetti. Ma poi non voglio essere io a giudicare perché io te voglio bene, sono di parte. Vorrei che il giudizio estetico lo desse qualcuno di estraneo, che non sia mia sorella Celeste, né il marito né mio marito. Chi rimane? Chi rimane? Dottor Perrella, guardatela a Rosa e poi ve ne andate. Come sta? Dottor, dove vado? Non stai rispondendo, capito? Pavolazzo, Pavolazzo! Oh, Carmelo! Buongiorno a tutti, sì. Carmelo, fatti guardare! Yeah. Hai un abito, questo spezzatino che ti sei fatto è meraviglioso! Ma è tutto spezzatino! Molti colori, dei viene colori... Di papponici! Sì, un po'... Viene di papponici! Viene di papponici! Viene coi pappici, evidentemente una... Ne c'è che gli portavano i casi all'avaca! Dottor... Questi sono i caciocavalli della campagna nostra. Sentite quanto pesano. Provarci, provarci. Scusate. Rosetta. Abbiamo questi qua. Come sono? Mamma mia, come pesano. Grazie. Rosetta, servi, andate in giardino a bere i cocktail, dottore. Andate a bere un cocktail. No, e poi ci salva. Scendo subito. Aspetta. Ma già pigliano pinno. Professore. Ma vengo. Oh, rimane. Ho provato la mano, dottore. Simpatica Peretta. Rosè, ma non lasciate così sti cose in mano, aiutami. Il monte pazzo da retta, tengo da portare i cocktails. E mi lasci questi cose in mano, che faccio io con questi? Ma guarda. Vabbè, mi potresti almeno salutare come... Ma stai parlando con me? Sei bellissima con quel vestito. Grazie. Pure tu stai bene con i cavalli. Chi devo stranire, ma lasciate così queste cose. No, aspetta, un momento. Ma posso in casa cavallo, sai, casa cavallo, cavallo, come si chiamano queste cose? Sembriamo due strani, eh? Eppure ci siamo amati, no? Molto. Non è vero? Vado. Purtroppo la vita è fatta così. No, ma com'è fatta sta vita, innanzi, capito? Mi fai capire perché Chiara non voleva che ci sposassimo? Adesso non è il momento. No, perché non è il momento? Credo. Che siamo, due ragazzini? Mica stiamo facendo i fidanzatini di nascosto. No? Io oramai ho quasi 55 anni. Non ho neanche più la forza di cominciare qualche cosa, capito? È per curiosità, per capire. Cioè, in fondo non avresti fatto un brutto matrimonio. Cioè, sono un medico, quindi... Io ero innamorata. E allora perché mi hai lasciata? Per il paese.
Allora nel suo paese, guarda, ma... Tuo padre! Per il suicidio. Un uomo che si ammazza fa impressione. Era vero che era pazzo? Agua pazzo. Furono i debiti, povero uomo. E mia madre, per evitare lo scandalo, disse che era stato l'esaurimento nervoso. Invece ha fatto peggio. Perché mi ha inguaiato a me. Ma come te voleva bene. Ma voleva bene. E mo? Piove! Stanno a rientrare! Un po' stretta, mi pigge proprio sopra all'ambito. Ho capito, ovviamente. Come sono felice di questa bella famiglia riunita un'altra volta. Però devo dire una cosa alle mie sorelle. Se vi ribellate un'altra volta, io muoio. Va bene? Non dite che non va avvisato. E adesso si deve festeggiare, perché vi devo dare una bella notizia. Mio figlio Franco si è fidanzato con Maria. Oh! Una bellissima ragazza. Un momento, signora, chiedo scusa, non sto capendo, ma ancora, che sta succedendo? Ancora vi state chiedendo. Ve l'ho detto, mio figlio ci sarà, non vi preoccupate. E ve l'ho detto. Vi ricordate la lettera che ha dato inizio a tutta questa storia? La lettera di mio figlio. Certo. Vi ricordate? Gli ho rubato l'idea. Franco? Franco? Franco! No, mamma, che hai capito? No, tu, no, mamma, tu torna dentro, tu non stai bene, il dottore ha detto che non stai bene. Sì. Torna dentro, non ti preoccupare. Franco! Ma che sta succedendo? Franco! Eccolo qua. Franchino. E Maria. Tu non stavi bene a mamma. Quindi qua non potevi stare, non servi. E allora ti ho sostituito. Sei contento? Torna in camera tua, che qua pensa a tutto la tua mamma. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Franchino. Ci vediamo tra poco, perché c'è proprio... No, niente, non c'è più spettacolo. Però vi devo dire una cosa, dopo la pubblicità. Mi guardate strano, ragazzi. C'è la pubblicità? Sì, c'è. E perché non va, Grazie. Volevo... Dove sta la cosa? Quale cane? Dov'è la cane? Quale cane? Eccoli, bentornati. Volevo che gli attori ringraziassero perché hanno fatto uno spettacolo bellissimo, grazie a Franco, grazie a Viviana e Ludovico che hanno praticamente debuttato. Ma c'è Mirea Stellato, c'è Sergio Dauria, Luana Pantaleo, Ombretta Ciccarelli, Enzo Borrino, Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Gino Monteleone, Teresa Del Vecchio. Hai detto tu? No! Tutto! No, Maurizio Casagrande! Maurizio! Vincenzo Salemme!
di salire sul palco anche a Francesca Scudiero per le scene e i costumi. Clelio ha finito, non c'è Clelio ha finito. No. Antonio Boccia per le musiche. Valerio Esposito per la produzione. Ringraziamo la RAI, Antonio Parlati che ha voluto questo progetto, Carlo Freccero, grazie, grazie. Fabio Di Orio, grazie, grazie. Però vi devo dire una cosa, che la settimana prossima torniamo sempre in diretta con un'altra commedia che si chiama Sogni e Bisogni. È un esperimento molto particolare questo che stiamo facendo, spendo proprio un attimo, proprio due parole, perché il fatto che andiamo in diretta non è solo questa la cosa unica, perché non si è mai fatto, ma è anche il fatto che noi lo vogliamo fare come se fosse televisione. Cioè siamo noi, è il teatro che è venuto in televisione, senza il sipario, senza l'intervallo, senza, e poi si può sbagliare e lo vedete in diretta. È tutto più, crediamo noi, ci sembra, speriamo di essere stati più televisivi, di avervi fatto compagnia anche a casa. Speriamo di avervi fatti sentire a casa come si sono sentiti, almeno così dicono, qui in teatro. Grazie, grazie. Mercoledì prossimo, Sogni e Bisogni. Arrivederci! Ciao! 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 Ciao!